Ok, ti inizio con, visto che stiamo dando avvio, questo diciamo è il nostro punto di partenza. Noi oggi ci saremmo dovuti vedere tutti a Catania, purtroppo non è stato possibile. E su questo tema io ho spinto molto, avrei fatto di tutto per farlo, ma... Cosa sono? Cosa sono questi? Degli adesivi? No, no, che cos'è? Un po' già birra. Certo. Bravo! Ma Fantastico. questi bisogna spedirli in Belgio. Ti è uscito un po' di accento siculo, Paola, in questa... In questa... Proprio... assolutamente, ma dobbiamo rifare anche gli adesivi perché questi qua sono gli ultimi. Tra l'altro questo esagonale è un'idea molto carina che... È venuto a Patrick, che oggi non c'è, esattamente. Va bene, allora, poche cose all'inizio, aspettando che torni Maurizio. Ciao Davide. Vabbè, oggi è l'Open Data Day, non è un caso, nel senso che abbiamo cercato in tutti i modi di fare il raduno e incrociare i due eventi. Quindi una bella occasione per stare sul pezzo e stare sul tema. Per me è un'occasione bella perché cito Paola soltanto perché è un buon esempio, nel senso che sono occasioni di rete che secondo me servono sempre tantissimo e molte delle cose che riusciamo a fare si fanno anche grazie a piccoli incroci e incontri. Cito Paola semplicemente perché, tra virgolette, è un po' la nuova, ormai non è più nuova perché è con noi da qualche mese. Mi fa piacere, come dire, che ci sia per tante ragioni, ma perché comunque siamo una comunità attiva anche grazie al fatto che c'è stato. Un ricambio, quindi diciamo è sempre un piacere vedere qualcuno di nuovo. Di Paolo mi fa piacere particolare perché tratta dei temi che io non frequento tanto e su cui sento, come dire, necessità di avere un po' di guida, indicazioni, e il tema è molto interessante. Non so se Maurizio è arrivato, no, si è assentato. Ok, allora io inizierei. Visto che Maurizio non c'è, farei partire direttamente Tanto proprio c'è un Paola. applauso. È arrivato purtroppo Nelson Mauro, quindi diciamo. Non abbiamo limiti in questa No, neanche chiamata. l'applauso perché è un 10 minutes. Sai che ci sono questi video su YouTube di 10 minutes. Non O abbiamo fermo. limiti O in questa fermo, vabbè. chiacchierata perché anche se Zoom è free, cioè nella versione free, come mi ha segnalato Davide Taibbi, è 40 minuti, per questa occasione ho pagato il gettone, quindi non abbiamo limiti, quindi possiamo andare senza. Anche nella versione free, anche se riporta 40 minuti e ti consente di fare oltre. L'ho sperimentato proprio ieri per un docente che doveva fare lezioni alle scuole superiori online e quindi è una cosa. Mannaggia, Sì, ma lo puoi fare soltanto se hai collegamento con due persone. Cioè, nel senso, se non hai più di due partecipanti, la versione free ti fa andare anche oltre i 40 minuti. Ma se hai più di due partecipanti, a 40 minuti ti blocca. Testato. Davide, ma intendi partecipanti, cioè che parla uno solo e gli altri ascoltano? Perché diciamo in classe, ora stiamo andando un po' diciamo, off topic, però diciamo, ieri ho testato con una classe di 28 persone. Ma quante eravate? Cioè 28 collegamenti? C'era un professore che spiegava la lezione online e poi 28 studenti che si collegavano da app, da casa. Ok, quindi con 28 partecipanti. No, non so, io, diciamo, la mia esperienza è stata è quella che mi consente di fare più di 40 minuti solo con due. Però vabbè, scusate, siamo poi troppo fuori Va topic. bene, allora, Maurizio, inizia tu, fai un'apertura, cantaci una canzone, quello che vuoi, tu sai quello che devi fare. Quel mazzo Stiamo 20 ore va sempre. bene?
Sì, non più di 15 minuti ciascuno. Un altro applauso per Napo. Ma non so se si sente l'applauso. Si sente, purtroppo si sente. Purtroppo si sente. Anche la tua fantastica voce. E allora, ciao, Napo, se hai bisogno di proiettare qualcosa, in basso c'è il tastino, in basso al centro c'è il tastino share. E poi addirittura. Okay. Io mi metto il muto e... Ma mi si vede che io non so che sto facendo. Sì, sì, ti si vede, un ti po' vede. Buia la stanza, ma ti si vede. Sì, è una stanza buia. Share, vediamo un po' se faccio... ma allora è una roba seria. Aspetta un secondo, arrivo. In realtà quello che faccio è fare un'azione di riciclo, quindi penso che non sarete contenti, ma era semplicemente perché era poi quello che era stato chiesto, poi dopo... mi sono trovato una situazione che appunto non sono potuto venire. Allora recupero una presentazione che avevo fatto tempo fa, che era poi il tema dell'incontro, che è 10 anni di Open Data, cosa è successo e cosa abbiamo ancora molto da fare. Vedete la condivisione o no? Sì, sì, okay, si vede, perfetto. Si vede. Sì, io vedo sulla mia faccia per quello. Allora, quello che voglio raccontarvi adesso è spiegarvi un attimino un po' di cose, come è iniziato il movimento, le promesse che abbiamo avuto, la differenza tra i diversi concetti di Open Data, la produzione di junk data, di dati immondizia, qual è il reale impatto sull'Open Data e cosa abbiamo ancora da fare. Come vedete rappresentato su quell'iconcina sulla destra di tutta questa storia qua. 10 anni fa, adesso chiaramente questa slide qua dovevo scrivere 2020-2010, insomma, quando è che è iniziato tutto? È iniziato in quella data lì, più o meno in Italia. Qua in realtà di Open Data se ne parla molto più tempo. Questa qua è un'immagine a cui sono molto legato, che penso avete visto ancora. Il testo che c'è scritto in inglese dice: molto di più avrei potuto fare, specialmente nel campo della statistica, se non ci fosse da parte nel nostro paese, da parte delle organizzazioni private e no profit, talmente tanta resistenza a rilasciare pubblico dominio contenuti e dati. Questo qua è Cesare Battisti, quando lo scriveva, c'è scritto sotto, era il 1898, quindi non sono proprio 20 anni che si parla di Open Data, probabilmente prima di lui hanno scritto molte altre persone. La cosa curiosa è che lui, in questa figura qua, è la figura Cesare Battisti, non tanto il politico, la persona che sta ancora dividendo la mia città tra doveva mai essere tirolesi, doveva mai essere italiani, ma sul fatto che ha scritto una prefazione a un libro di geografia. Lui è stato un grande geografo e questa frase qua, quando l'ho vista, mi ha colpito tantissimo su quello che è. Quindi, altro che 10 anni, 120 anni, 100 di più, molto di più di quello che è. In realtà è un problema che conosciamo benissimo. E è un problema talmente vecchio perché se guardiamo OpenStreetMap, perché è nato, che adesso ad agosto dell'anno scorso, ho festeggiato 15 anni, non è una cosa vecchia OpenStreetMap, perché nasce? Perché voglio avere i dati per costruirmi una mappa, per costruire un'applicazione diversa da quella che vedo, e quando Steve Cost, che ha creato OpenStreetMap, è andato a chiedere, mi ha detto, ma non te li diamo i dati, ma perché non me li dai? Ma perché no? Nonostante che chiedesse dati dell'Ordnance Survey, quindi dell'ente territoriale dell'Inghilterra. E quindi è una richiesta che c'è da tantissimo tempo, quindi non è che stiamo raccontando 10 anni di Open Data, tant'è che anche questa qui è una storia molto carina. Nel 2006 la Free Software Foundation Europe ha chiesto al governo italiano, tra l'altro non vi faccio notare chi è che era il ministro del tempo. Incredibile. Ha chiesto se si poteva avere i codici di avviamento postale liberi, aperti. Ma perché non sono liberi i codici di avviamento postale? La storia questa qua è carina perché appunto non sono liberi. Cosa ha fatto questi ragazzi? Nel momento in cui Posta Italiana aveva messo online la possibilità di vedere i codici di avviamento postale, si qua hanno fatto uno scraper, hanno fatto un dataset. E questa cosa qui ha subito un sacco di successo, tanto che è arrivata perché prima l'hanno pubblicato, dopodiché è arrivata la lettera da parte dei Poste Italiane che ha detto no, non potete farlo, state violando. E quindi è un tema abbastanza ricorrente, per questo il codice di avviamento postale qua non è una cosa con cui ci tiriamo fuori un giorno sì, un giorno anche. In realtà cosa è successo 10 anni fa? Che questo ragazzo qua ha iniziato a parlare di Open Data, parlando di trasparenza e Open Government. E questo qui in realtà ha dato un piccolo contributo, che poi c'è questo diagramma complesso su cui per ottenere trasparenza, partecipazione e collaborazione, che io tengo sempre a sottolinearlo, tutto ciò costa fatica. La partecipazione costa fatica, la collaborazione costa fatica, la trasparenza magari costa meno fatica, ma costa molto più fatica portarla fuori. E tutto quello che c'è sopra è questo ingrediente che è l'Open Government Data, ma il tema di Obama è stato l'Open Government, dove l'Open Data è una parte del tutto per realizzarli, ma non è che questo oggettino qua sopra
l'open government data va a creare poi tutto quello che c'è sotto. È un ingrediente importante. E quindi che è successo? Che finalmente persone come Andrea Borruso, anche come Maurizio Napolitano, hanno iniziato a parlare con il politico usando una parola che prima non era nota. Mentre prima il politico non capiva quando si parlava di open data cosa volesse dire, adesso politici esperti nel mio possono parlare della stessa parola per questi 10 anni. E quindi da qua poi è nato l'open government partnership, su cui non mi dilungo, su questo, su cui tutte queste azioni legate all'open data. Tant'è che si è arrivati con questa fantastica analisi da parte di McKinsey che l'open data libererà 3 trilioni di dollari all'anno, che è una cosa su cui ancora un po' ci ridiamo, perché mi ricorderò sempre una volta, ero stato invitato, la prima volta che ho incontrato Andrea Borruso di persona, ero stato eravamo a questa conferenza Open Geodata Italia. Andiamo lì, ci vediamoci, ci vediamo dopo un anno. Io ho portato la stessa presentazione, uguale identica, l'ho fatta apposta per vedere cosa mi dice. Niente, silenzio assoluto. Tant'è che parlando con Andrea ci siamo detti, l'ho passato dopo un anno e da lì non è cambiato proprio un mazzo, diciamo così. E tutta questa cosa di tutti questi soldi che escono, insomma, è perché dovremmo stare a queste regole qua, perché alla fine in realtà le cose che ci stiamo raccontando non sono cose che, soprattutto voi che mi conoscete, ci conosciamo, combattiamo sul tema dell'open data da un sacco di tempo, sono tutti temi che affrontiamo da un sacco di tempo e sappiamo che sono necessarie queste cose, ma questi principi è molto difficile da rispettarli, è molto difficile fare in modo che abbiamo soprattutto quello, punto 2, tempestivi e comprensibili. Perché tutto sommato, una volta che abbiamo il punto 1, che sono aperti, il punto 2, gli altri punti, il 3, 4, 5, 6, che sono fondamentali, sia chiaro, però tutto sommato, recuperando il vecchio detto di Tim Berners-Lee, raw data now, in qualche modo ce la facciamo, l'abbiamo già dimostrato con, l'avete dimostrato adesso con quello che sta succedendo con il coronavirus, di aprire dati, eccetera. Allora qua, quello che vedo sempre è il problema dello scontro tra il politico e il tecnico, dove il politico dà molto più peso alla parola open, il tecnico dà molto più peso alla parola data. La parola open vuol dire un sacco di cose, tantissime cose, però dobbiamo ricordarci che diciamo open data, aprire i dati sono soggetto, aprire in questo caso qua è il verbo, se diciamo dati aperti, aperti è l'attributo, è dallo stato con cui devono essere, ma l'oggetto del tutto sono i dati, non è l'apertura, perché se i dati non sono validi ci stiamo prendendo in giro. Ed è quello che sta accadendo adesso, si crea un open data team, andiamo a fare il nostro file CSV, adesso non è che ce l'ho col CSV perché qualcuno me l'ha criticato sta cosa, ma alla fine l'obiettivo spesso e volentieri sembra che sia aggiungere una casella sul portale open data della pubblica amministrazione per dire l'abbiamo fatto, senza poi pensare a tutto quello che è il processo di sostenibilità, l'aggiornamento, la fatica che si fa per questa cosa, e continuiamo a ottenere quello che chiamo junk data, dati immondizia, perché alla fine non ci combiniamo niente, perché alla fine siamo sempre lì che ritorniamo da capo, che non sono aggiornati, che hanno un sacco di errori. È vero che è un grande passaggio in avanti questo, però abbiamo questo problema qua. Se andiamo a vedere l'open data barometer, che aperto a parentesi, questa cosa non l'ho mai resa pubblica, la rendo pubblica adesso, sono stato uno dei ricercatori dell'open data barometer più di una volta per l'Italia, e tra l'altro mi è stato detto l'ultima volta, ho contattato la World Wide Foundation, ho detto allora che si fa quest'anno? Basta, non ci sono più fondi, non andiamo avanti con questo progetto. Però l'open data barometer disse che i governi stanno utilizzando l'open data come un progetto a sé, come una cosa a sé. E finché sarà una cosa isolata, un'iniziativa isolata, non porterà nessun vantaggio di questo genere. Sarà sempre una cosa che sta a margine. E invece sappiamo benissimo questa frase qua, che preferisco dirla in italiano, che l'open data è un mezzo, non un fine. Tra l'altro qua, quindi l'open data, che mi dà energia all'automobile, che viaggia, non è un fine, uno specchio in cui continua a riguardarmi. Un fine a se stesso. Spesso e volentieri abbiamo questi dati che l'obiettivo è soltanto farlo quello, non sono ragionati in un'ottica di insieme globale affinché queste cose prendano via, portano via. Questo qua è il mio sogno dell'open data dream, ma vero, sì, l'open data team, che però il suo obiettivo è quello di creare processi sostenibili. Allora sì che l'open data riesce a dare energia e ci porta dei vantaggi. Allora sì che riusciamo a ottenere qualcosa di sensato. E qua cosa è successo in 10 anni di open data? Beh, perché adesso mi direte, ma tu, insomma, Maurizio, dai, per piacere. Qualcosa è successo, insomma. Andiamo a cercare, dobbiamo chiedere a qualche eroe. L'eroe in questo caso qui è David Ives, che è stato praticamente l'eroe dell'open data per quello che riguarda il Canada. E lui dice, sì, l'open data ha vinto, ma non per i motivi che ne abbiamo pensato noi.
E qua lui dice, ha creato una grandissima trasformazione all'interno della pubblica amministrazione per cambiare il modo di fare dei dipendenti della pubblica amministrazione. E qua, anche se non lo vedo online in questo momento, ha una persona che io vedo qua dentro, è Ciro. Ciro Spataro, lo vedo benissimo. Una persona che ha cambiato, chiaramente aveva già una sottitudine, ma ha cambiato tantissimo il suo approccio. Grazie all'Open Data ha espanso tutto il suo modo di agire, è diventata una di quelle macchine importanti all'interno del sistema. E un'altra cosa che siamo accorti è che senza l'Open Data, la comunicazione tra chi controlla i dati e chi invece ha il fornitore è cambiata. Prima praticamente mi davi lo strumento per risolvere il problema e basta. Adesso io ti chiedo anche i dati. Allora, te che mi fai da fornitore, non siamo più nella stessa situazione in cui mi stai drogando, continui a darmi quello che serve. E io, no, voglio capire. Questo è il vantaggio che mi stai portando in questi 10 anni. E un'altra cosa importante, 10 anni sono tanti per noi, sono tantissimi. Ma la pubblica amministrazione è un tempo decisamente veloce. È impressionante come è riuscito a cambiare un principio in 10 anni. Quindi ha cambiato il modo di ragionare all'interno dei governi. È ancora lento per noi che siamo esterni, però il contributo è importante perché ha cambiato. E allora qui ci domandiamo, ma McKinsey aveva ragione? Ma secondo me McKinsey ha ragione. Il problema è che non sono aperti questi dati qua. Education, transport service, consumer product, electricity, oil and gas, healthcare. Provate a chiederle qua. Provate a metterci qua attorno tutte le battaglie che abbiamo fatto. Provate a mettere il problema dell'energia di San Promacello, quando Enel ha aperto i dati, mica ha aperto i dati di energia, ha aperto i dati di dire quanto siamo bravi e belli. Ma quindi provate a metterli qua, tutti quanti trovate sempre qualcosa. Customer finance, adesso magari qua il registro delle imprese potremmo metterlo dentro. Sappiamo che comunque ci sono tantissimi dataset che probabilmente non potremo mai vedere aperti. Il registro delle imprese, ad esempio, creano una ricaduta economica che è difficile da bloccare. Se una cosa sta creando, è quella, se vogliamo, anche se magari qualcuno della Camera di Commercio mi spara in testa se dico questa frase, ma l'economia dell'inefficienza, perché la Camera di Commercio, se dico questa frase, mi uccide. Però abbiamo tanto di quell'economia che sta in piedi perché produce dei benefici a terze persone. O produce benefici a chiunque, insomma, pensate semplicemente, vogliamo ridurre il numero di dipendenti in una pubblica amministrazione e dopo i sindacati, le famiglie che non lavorano, eccetera. Alcune volte facciamo delle cose che vanno avanti in maniera inefficiente perché comunque ci sono problemi più grossi da portare avanti. Quindi, le mie conclusioni sono, cerchiamo di bloccare la produzione di junk data. Ricordiamoci che l'open data è un diritto. E continuiamo a chiedere dati che siano veramente sexy. Dobbiamo poi ricordarci che quando parliamo con la pubblica amministrazione stiamo parlando con quelle persone che hanno un processo innovativo lento, che sono davanti a un sacco di problemi, che hanno necessità di avere più tempo di quello che stiamo chiedendo. Il ruolo che abbiamo noi Civic Hacker è importantissimo perché continua a riportare questo. Poi lo so che siamo un po' stanchi. Anch'io sono stanco di continuare a chiedere le stesse cose. Sono stanco di continuare a vedere le stesse cose che si ripetono, i stessi problemi. Ricorderò ancora quella frase lì con Andrea. Ma allora dopo un anno che è successo? Nulla. Però ricordiamoci che l'open data è un bene comune. E se è un bene comune andremo tanto lontano. E continueremo a ragionare in questa parte qua. Vi aggiungo solo un pezzettino perché mi ricorderò sempre che mi era stato chiesto prima di venire un esempio di open data che io ritengo vincente. E se me lo concedi ancora, vai. Praticamente non ve lo faccio vedere. Il progetto si chiama Open Data Hub, è un progetto dell'Alto Adige. Questo progetto dell'Alto Adige parte con un ragionamento molto, molto preciso. Parte col fatto che abbiamo necessità di avere necessità di spingere su dei temi molto importanti per quelli che sono la pubblica amministrazione, cioè il territorio dell'Alto Adige, che non sono Alto Tesino, sono Trentino, che è un po' diverso come concetto, ma praticamente loro hanno spinto su turismo digitale, c'è tutta un'ottica nuova sul turismo digitale, si ragiona sul fatto di offrire sempre più dati in modo che terzi li possano usare. Molto banalmente, anche se non mi piace molto, però il fatto che su Google Maps non c'erano, adesso ci sono, gli orari dei mezzi dell'autobus dell'Alto Adige, era un problema per loro, perché il turista che viene fuori non sta a guardarsi l'app fatta per l'Alto Adige, guarda Google Maps. Se interroga Amazon, hanno scoperto che interrogavano Amazon i tedeschi per sapere dove andare a sciare, non gli dicevano di andare in Alto Adige perché non c'erano i dati.
Allora Amazon, Google e compagnia bella contattavano l'Alto Adige per farsi dare dati. Loro hanno detto no, non li abbiamo sulla pelle, li abbiamo anche gli altri. E hanno creato questo Open Data Hub dove raccolgono, e questa è la cosa che mi impressiona, raccolgono al loro interno un sacco di pubbliche amministrazioni, quelle interne, insomma, vabbè, sono 500.000 abitanti, è un po' più facile, così contorno in Trentino, ma anche tutte le partecipate della PA. Quindi Alperia, per dirvi che è un'azienda che produce energia, e la SASA, che è l'azienda del trasporto pubblico, raccolgono tutto, lo portano all'interno di alcune applicazioni che viene appunto Open Data Hub, dove troviamo due settori, la mobilità e il turismo, e tutti i dati sono distribuiti in real time. Con no, licenza CC0. E scusi, con l'ultima cosa, vai. E in più organizzano una serie di eventi che sono uno legato al fatto di creare sempre più interesse sul tema, quindi fanno delle hackathon, e quello che sviluppano diventano delle componenti di demo per far vedere come funzionano le cose. Lasciate un open source, dopo chi vuole usarle le usa. E creano quindi anche una comunità su questa cosa qui. Questo secondo me è un ottimo progetto del concetto di creare un open data. È chiaro che c'è un team, però intanto i dati li ho messi fuori e ho creato un processo sostenibile. Questo qua è gli esempi che a me piacciono riportare. Adesso sto zitto, basta. No, no, ti volevo fare proprio una domanda su quest'ultimo esempio. L'esempio è molto interessante. E la domanda che ti faccio è: per diventare mainstream una cosa di questo tipo, cioè per diventare standard, per fare in modo che non ci si debba mettere sempre il cappello open data, ma che sia semplicemente una delle cose, in questo caso, che la pubblica amministrazione fa. Secondo te mancano i soldi, manca la cultura, manca una giurisprudenza, manca tutto questo insieme? Cioè, se potessi fare click su una cosa da cambiare domani, rispetto a questo buon esempio e rispetto ai risultati invece del sistema paese, che cosa ti sembra un punto di forza e un punto di debolezza su cui subito vorresti fare una magia? Allora, adesso vi svelo anche un'altra cosetta. Sto lavorando su un progetto per la Commissione Europea sulla revisione della PSAI, della Public Sector Information, in cui ci sarà una revisione in corso, e questa revisione in corso andrà poi a ragionare meglio su alcuni dataset chiave, e stiamo definendo questi dataset chiave ad alto valore di impatto. Io penso, quello che credo è che chiaramente se lo portiamo a quel livello lì, sempre se le cose vanno avanti come devono, allora è molto probabile che riusciremo a fare qualcosa, anche se poi dopo il tutto si perde nei meandri di come vengono organizzate le cose. Perché ad esempio parlo con ho scoperto che c'è un'associazione che si chiama Eurogeographics, che è un'associazione di chi produce dati open in Europa. Vado a vedere chi è l'elenco delle persone che ci partecipano, delle persone, degli enti che ci partecipano, mi trovo l'Istituto Geografico Militare e mi trovo l'Ordnance Survey. Allora, l'Ordnance Survey, facciamo aprire le cose, ok, l'Istituto Geografico Militare, per quella M lì di militare, IGM, si ripara dietro un sacco di cose, non esce più nulla. E quindi dopo alla fine vengono fuori anche questi problemi qua. Dall'altra parte però credo che se da questo progetto viene fuori, che è la cosa più importante su cui bisogna lavorare, si definisce esattamente quando intendiamo con bene comune sui dati. Iniziamo a individuare quelli che sono i dati infrastrutturali, e sui dati infrastrutturali andiamo a creare, a definire cosa deve essere il minimo indispensabile che c'è da uscire. A quel punto dopo bisogna fare degli investimenti. È importante fare investimenti, infatti io quello che mi piacerebbe riuscire a fare con questo dialogo che sto avendo in questo momento è quello di dire, ma oltre che a dire questa cosa, ad esempio un classico, numeri civici. Perché non ci mettiamo, analizziamo cos'è il problema e andiamo a mettere dei soldi affinché il problema sia sostenibile? Perché più delle volte il problema è che magari un comune come, che ne so, dico Trento perché ci vivo, che è 100.000, in provincia autonoma di Trento siamo 500.000 abitanti, 100.000 sono a Trento, il comune di Trento quindi è più grosso. Il comune di Trento riesce a tenersi aggiornati tutti i numeri civici. Il comune di Sfruzzo, che non vi dirà nulla, che comunque è un comune che si è opposto a fare una fusione di comuni, anche se non dice nulla, però ha fatto sì che quello rimanesse da solo, ci avrà, non so adesso, dovrei guardare, ma avrà 4.000, 2.000, 3.000 abitanti. E loro quanti civici li verranno all'anno? Uno? Due? L'investimento cos'è per farlo? Probabilmente non ha neanche senso, perché dopo, ragionando nell'ottica del mio territorio interno, chi se ne frega aggiornarlo. Però se ci fosse un'azione un po' più di sistema su questa cosa qua,
allora le cose potrebbero andare avanti. E quindi è quello fondamentale, trovare azioni di sistema. Mi ricorderò sempre quando c'era il governo Monti, dove avevo molti contatti, perché se ricordate era stata creata questa task force under 40 con PhD, e c'erano dentro alcuni miei amici, Lorenzo Benussi, Donatella Solda Kutzmann, Damien Lanfray, forse conoscete, ci ho avuto a che fare. E comunque ogni tanto mi dicevano, ma sulle modifiche al CAD, dato che loro avevano comunque, sappiamo, era un governo tecnico, adesso non voglio dirvi che è il governo migliore perché non voglio parlare di politica, però è per raccontarvi l'episodio, è un governo tecnico, quindi il tutto poteva crepare da un momento all'altro. C'era questa spada di Damocle sopra. Adesso io ti chiudo. Allora, le azioni che hanno fatto, che poi mi sono trovato Francesco Profumo, che adesso è presidente di FBK dove lavoro, ci ho anche parlato a tempo, le azioni erano, cerchiamo di fare qualcosa che nel breve periodo, abbia delle ricadute importanti. Allora, delle azioni di sistema brevi, magari dove puoi mettere anche dei capitali, potrebbero essere importanti. Il problema è che andiamo a vederci la situazione attuale, adesso non voglio mettere il dito nella piaga, non voglio parlare destra, sinistra, cose varie, ma parliamo di opposizione. Che succede? Magari queste scuole vogliono chiudere fino al 30 di marzo, non dico che è giusto o sbagliato, non sto a discutere di questo, però intanto è uscita la notizia che probabilmente chiudevano in anteprima, e perché è arrivata in ritardo? Secondo me perché qualcuno ha iniziato a fare opposizione e non sono arrivati lì. Perché poi purtroppo il digitale la gente ancora non lo capisce. E dato che non lo capisce è un problema. E poi far veicolare il messaggio giusto. Tant'è che spesso volentieri parli col politico e ti dice fammi vedere i soldi di McKinsey. Ho sentito il gatto, se vuoi porto il pappagallo così combattono. Sì, sì. So che il cane qua intorno. Sì. Va bene, e allora fammi vedere che c'è ricaduta. È ancora difficile. Io penso, e qua ti concludo questa cosa perché magari sto blaterando. Penso che i due punti sono: uno, dobbiamo continuare a tenere l'attenzione sul tema. È vero che siamo un po' stanchi, ma dobbiamo tenere l'attenzione sul tema. Perché se non teniamo l'attenzione sul tema, siamo l'unico baluardo che è rimasto su questa cosa qua. Perché un po' è caduto. Chiaramente dobbiamo farlo con attenzione e con intelligenza, perché altrimenti ce la facciamo, ce la cantiamo. Sappiamo il valore dei dati, sappiamo la potenza che hanno, sappiamo cosa possono fare. Adesso le mappette, intendo dire non quelle di Gunther perché sono fantastiche, ma le mappette incominciano un po' a dar fastidio, però quando arrivano delle mappe fatte bene come quella di Gunther, la differenza si fa. La data visualization adesso la fanno sempre più persone, però anche questa cosa qua. Allora, essere sempre sul pezzo è fondamentale. E riuscire da lì a far vedere, guardate ragazzi che abbiamo bisogno di dati, e i dati infrastrutturali continuano a rimanere quelli importanti, poi se volete apriamo un capitolo che non finisce più, cos'è il dato infrastrutturale. Però alla fine non penso che neanche sia così difficile, perché quando uno dice quando sei su una strada, dammi la descrizione della strada e siamo a posto. Grazie. Napo, grazie. Se qualcuno vuole fare qualche altra domanda, se no poi io passerei la parola a Paola. Adesso mi sono accorto di tutte le faccette. No, io volevo aggiungere, sono Nelson, non faccio applausi. Intanto un ringraziamento ai pappagalli che hanno fatto la traduzione simultanea per i volatili, che chi non lo sa, Napo è un pappagallaro. Prima li hanno visti, ma tu non c'eri. Li abbiamo visti. Ah, ok, non c'è, sono arrivato in ritardo. Manca tutto un livello organizzativo, secondo me, ed è un fenomeno globale, non solo italiano, della partecipazione anche come società civile, no? Sì, anche le comunità aperte di volontari o comunque tutto il profilo volontaristico sono sicuramente un bene per la collettività. Ci sono studi specifici che mostrano che tipo di contribuzione danno. Però finita l'emergenza, che può essere quella del terremoto, quella del coronavirus, tutto questo, come dire, bolla energica di energia, di interesse, in qualche modo un po' si asciuga, e chi rimane? Pensate all'alluvione di Venezia di 4-5 mesi fa, non se ne parla più, eppure i problemi sul territorio ci sono, e se conoscete persone che stanno a Venezia, non c'è un dato pubblicato, le procedure per chiedere il rimborso sono complicatissime, cioè il processo è estremamente è complesso. Ci sono state delle organizzazioni vecchie come che esistono da tempo, come Action Aid o come Save the Children, che in qualche modo hanno lavorato più o meno convintamente sul tema dei dati. Ci sono state delle organizzazioni nuove
che sono nate, come il caso più interessante che secondo me c'è in Italia ed è uno sicuramente dei più interessanti al mondo, che è Open Police, che ha costruito un modello di business sull'informazione estratta dai dati. Però manca, come dire, manca la capacità da parte nostra di creare progetti, di provarci, di puntare su un non tanto sul modello di business inteso come chi mette i soldi, ma un modello di sostenibilità. E perché poi nel tempo queste cose un po' si perdono, no? Allora come fai a dire do sostenibilità a un progetto? Cioè, secondo me questa parte non va trascurata, perché la parte, quando il dato è di interesse, l'interesse c'è, i dati si misura, i dati che ha aperto Ondata, Andrea, Borruso in realtà, più operativamente sul coronavirus, da due giorni sono stati visti, vi mando gli analytics se volete, i tweet che abbiamo fatto, sono stati visti da oltre 50.000 persone su Twitter, dove in totale ci sono 51.000 persone dall'Italia, no? Quindi, cioè, sono state viste da chiunque, sono state viste sui giornali, se ne sono parlate, chi ha fatto esperimenti di analisi, quindi quando il dato è di interesse, l'interesse c'è, questa cosa avviene. Però dal punto di vista strutturale quello che manca tuttora è una partecipazione organizzata, che significa che non è stata finanziata, non è stata promossa realmente dal governo, dai governi, ma non è stata neanche, non ha avuto neanche la forza dal basso di costituirsi. Quindi questo è, secondo me, l'elemento. Adesso ho probabilmente un anno in meno di esperienza rispetto al 2010, perché ho cominciato al 2011, però questo mi sembra che sia stato, in tutti i giri che ho fatto, un elemento di fondamentale limite alla capacità di andare dai singoli politici a rompergli i coglioni per pubblicare i dati. Finché non ci sarà una massa critica di soggetti, non singoli che fanno cose, ma organizzazioni strutturate, più o meno strutturate, che fanno cose, non avremo la forza di imporre, diciamo, un livello di qualità dei dati, secondo me. Questa è la mia impressione. Poi può essere, appunto, la domanda è la mia paranoia o no? Posso? Per me è una tua paranoia corretta, anche se, come ho detto all'inizio, la partecipazione, la collaborazione, la trasparenza, quella dell'open government costa fatica. È una tua paranoia, però penso che prima di tutto il tutto deve partire dal data provider, perché non può essere quello che continua a prendere e fa il lavoro, come hai citato prima, come ha fatto prima Andrea, che praticamente... andiamo a sfondare quello, perché è il data provider che deve fare quel lavoro lì e deve partire da lì. Dopo sono d'accordo con te che la società civile, chiamiamola così perché è un termine che anche quello lì potrebbe essere definito in mille modi, ha bisogno poi di partecipare, di entrare, però abbiamo bisogno anche di una crescita nel tempo. 10 anni sono per noi sono tantissimi, in realtà ci stanno dimostrando che sono pochi e ne servono ancora. È per quello che dico non molliamo l'osso. Ne servono ancora, perché comunque adesso, se vai a vedere, noi adesso cominciamo a essere vecchietti, quantomeno io, Andrea, e anche tu, Andrea, insomma, cominciamo a essere vecchietti, anche lì su SOD, se vogliamo, anche se sono un po' affievolito il discorso, però non vedo gente nuova. Eppure, io per dirti, quest'anno ho tenuto un corso a Data Science all'Università di Trento, sono iscritti 50 ragazzi, il primo anno, il secondo anno sono iscritti altri 50, stanno da tutte le parti. Ogni volta che si fa un corso, e quando lo insegni anche tu, Andrea Nelson, che Data Ninja School ha avuto molto successo, arriva sempre più gente che ha voglia di masticare dati. Quelle persone lì hanno bisogno anche un po' di crescere, adesso non so chi sono le persone di Data Ninja School, però hanno bisogno di crescere e incominciare a capire anche che valore possono portare, perché devo aumentare anche questa cultura del dato insieme. E non è una cosa che tu sfondi in un attimo. Cioè, io le battaglie sul software libero le faccio da 30 anni, ma di più, e quindi e adesso praticamente, perché quando ho iniziato era un pischello a parlare di software libero, adesso sono passati 30 anni, mi ascoltano, anche perché quelli intorno a me hanno più o meno la mia età, mentre prima magari quando ascoltavano e stavo parlando con il dinosauro, no, però stavo pensando con una persona che in quel momento lì era concentrata su altro. Sono d'accordo quindi con te sulla necessità che ci sia una comunità che si attivi, eccetera, però le comunità si attivano sempre con molta fatica su questa cosa qua. Vi interrompo, siete troppo anziani, lascio la parola a Paola.
Sono anziana pure io. Io sembro giovane, ma sono anziana pure io. Nah. Allora. Il tastino share là sotto in basso da qualche parte. Ok. Facciamo così. Però voglio fare anche un present. Si vede a pieno? Sì. Sì, sì. Sì. Paola, allora, se ti vuoi pure presentare, nel senso che anzi dovremmo farlo tutti. Ma ciao, sono so. Paola. Non bevo da... E ho smesso di bere. Da 10 giorni perché ho avuto influenza. Però sciroppo a gogo. No, io sono, non lo so, sono Paola, sto negli Open Data da molto meno tempo rispetto al resto del coro di oggi. Bazzico con quelli di Open Data Sicilia da poco, quindi sono una voce un po' più giovane, come diceva Andrea all'inizio. Credo di occuparmi, mi sono occupata all'università, vivo in Belgio da 10 anni, quindi questo mio contributo sarà in un italiano poverissimo e forse ridicolo a tratti, perdonatemi. Mi sono occupata e mi occupo tuttora di open data, ma nell'ambito della ricerca, quindi parlerò di scienze, soprattutto nell'ambito di medicina, di quelle che si chiamano appunto le life sciences, quindi biologia e domini specifici di ricerca. E niente, io credo che quindi sarà un contributo parecchio diverso rispetto a tutto il resto, però penso che ci sia, di aver già delineato un filo comune che è quello della fatica, perché anch'io parlerò di un sacco di fatica, però anche di un sacco di cose belle, spero. Quindi, dati di ricerca, non so chi tra di noi oggi qui fa ricerca, io adesso la faccio ma in industria, non lavoro più all'università da un paio d'anni, ho lasciato il mondo accademico, anche se sono ancora una ricercatrice indipendente. Non ho una affiliazione accademica ma continuo a fare ricerca fondamentalmente a gratis, senza essere pagata. Come si fa ricerca? Sappiamo tutti il metodo scientifico, abbiamo dei dati, a un certo punto questi dati bisogna analizzarli, riportare lo studio. La prima cosa che ho fatto è stata andare a guardare la definizione di ricerca di dati sui dizionari Oxford online e l'ho trovato abbastanza ironico che il primo esempio che si vede è there is very little data available. Ci sono pochi dati a disposizione. Quando io ho iniziato il mio dottorato di ricerca nel lontanissimo 2011, qui a Ghent, in Belgio, dopo 1 o 2 annetti di ricerca mi sono detta io voglio averci più dati. Avevo questo desiderio, questa sete di dati, ho iniziato a cercare dati. E in realtà nel 2012-2013 c'erano pochi dati a disposizione. 7 anni sono passati e questo è cambiato, nel senso che negli ultimi 10 anni, dal mio punto di vista perlomeno, quello che ho visto sicuramente è che in realtà di dati a disposizione ne abbiamo e ne abbiamo tanti. Quindi oggi ci possiamo permettere il lusso di fare quella che si chiama e-science, no? La scienza che non è più necessariamente solo guidata da osservazioni, dalla parte teorica oppure dalle simulazioni al computer, ma proprio ci immergiamo nei dati e cerchiamo di capire di che cosa si tratta. Il punto qual è? Che innanzitutto si possono produrre junk data, come diceva anche Maurizio poco fa, anche se nell'ambito della ricerca forse questo non è proprio il problema più grande. Il problema più grande qual è? Che in realtà per fare in modo che questi dati diventino un sottostrato da cui poi andare a produrre informazione, quindi per avere un'interazione che abbia un certo tipo di significato, non è semplice. Non è semplice perché questi dati devono essere compresi dalle persone, dai ricercatori, ma devono essere anche compresi dalle macchine. Quindi si parla di machine readable data, che non è una cosa semplice da implementare. D'altro canto però, almeno nell'ambito della ricerca scientifica, io credo che sia fondamentale anche parlare di riproducibilità. E prima soprattutto perché io ho fatto ricerca e mi occupo ancora di studi nell'ambito della biomedicina, dove la crisi di riproducibilità è stata evidenziata al massimo, soprattutto nei settori della medicina. Che cosa vuol dire? Che quando pubblichiamo un articolo, il cosiddetto paper, all'interno dell'università, si era soliti pensare, ma purtroppo si pensa ancora, che l'economia, l'unità fondamentale di economia della ricerca sia per l'appunto quell'articolo. Io ho finito, ho una certa narrativa, un certo testo, metto su un PDF, metto online, il giornale, la rivista scientifica me l'ha pubblicato, sono un sacco contenta. In realtà quello che succede è che se si va a parlare dello spettro di riproducibilità, il PDF di per sé sta al 0%. Se io non ho anche accesso ai dati che hai prodotto, oltre che alla narrativa, al codice che hai utilizzato per analizzare questi dati, alla versione dei dati, dei metadati e un sacco di altra roba qui in mezzo,
io non ho accesso alla scienza che tu hai prodotto, ma ho accesso soltanto alla storia che mi stai raccontando, che per carità è importante perché poi la disseminazione conta, ma non è l'unica cosa essenziale. Quindi se per riproducibilità parliamo di tu fai un esperimento con gli stessi dati e con la stessa analisi, io sono in grado di riprodurlo, allora avere accesso a tutto quello che c'è qui in mezzo è fondamentale. Quindi ci sono due problemi. Un problema è cercare di non morire annegati in questo mare di dati, cioè io sto qui ma poi che ci faccio? Riesco a capirli questi dati? E l'altro problema è devo avere accesso a tutta una serie di cose affinché io possa riprodurre l'esperimento. E questa è una cosa fondamentale nell'ambito soprattutto delle life sciences. I principi FAIR, secondo me, dal punto di vista mio personalissimo, sono una delle cose più eleganti e più belle e più utili che siamo riusciti a formulare negli ultimi anni di ricerca scientifica. I principi FAIR sono stati formulati nel 2016, che è l'anno in cui io ho discusso la mia tesi di dottorato, iniziato il mio post-dottorato all'Università di Ghent. E adesso io qui non voglio andare nel dettaglio dei principi FAIR, ma giusto per capire di che cosa stiamo parlando. I principi FAIR sostanzialmente sono dei principi che vogliono fornire un certo tipo di aiuto nel fare in modo che questi dati, questi research objects che stanno sul web, possano essere scoperti e riutilizzati in maniera più semplice. Findable vuol dire che io riesco a trovare questi dati. Cioè, ho i metadati, ho dei DOI, degli identificativi persistenti, unici, che durino nel tempo, li trovo, i dati li trovo. Una volta che li trovo, devo essere in grado di averci delle meaningful interaction, cioè devo essere in grado di capire come avere accesso a questi dati. Quindi che siano human, ma anche machine readable. E questo non vuol dire necessariamente che i dati siano aperti. E questo, soprattutto nel campo della medicina, delle life sciences, è sempre un fattore critico da sottolineare. Interoperable, questo è il principio più difficile, quello che costa più fatica, e andremo a capire perché in un secondo, non voglio andare avanti. Interoperable che cosa vuol dire? Che fondamentalmente quando io mi sposto da un computer all'altro, da un linguaggio di rappresentazione all'altro, da un software all'altro, riesco ancora a capire i dati, per dirla così in maniera molto semplice. Quindi in realtà sia i metadati utilizzano il linguaggio di una formulazione di conoscenza, di knowledge representation, no, che è formale. Quindi i dati non sono criptati, non sono in formati proprietari, quindi riesco ad averci effettivamente a portarli da un ecosistema all'altro. Reusable vuol dire che riesco, so se li posso riutilizzare e se la risposta è sì, so esattamente con che termini li posso riutilizzare. Quindi il modo in cui mi piace guardare ai principi FAIR è che sostanzialmente ci vengono in soccorso per fare in modo che non anneghiamo in questo mare di dati che non si capisce una mazza a un certo punto. Però voglio sottolineare che non vuol dire necessariamente aperti, dati non vuol dire che siano aperti, che è un concetto che viene in gradi, quindi in realtà si possono avere diversi livelli di fairness, come si dice. E secondo me questo è importante perché un po' come in tutte le pratiche di scienza aperta non si può avere sempre tra lo 0 e il 100%, ci sono delle gradazioni in mezzo ed ogni piccolo passo conta verso la direzione giusta. E i principi FAIR tengo anche a sottolineare che non sono, sono agnostici da implementazione tecnica, cioè in realtà si potrebbero implementare in tantissimi modi. Questo è anche il motivo per cui questo costa un sacco fatica, perché i principi FAIR stanno lì, però in realtà sono un po' una filosofia, poi bisogna prenderle e fare in modo che diventino una realtà. È lì dove la fatica poi viene un sacco. Quindi io in realtà quello che vorrei fare ora è cercare di illustrare quello che secondo me è successo dal momento in cui i principi FAIR sono stati formulati, che in realtà è solo 4 anni fa, poi se ci guardiamo, 4-5 anni fa, ad oggi, come le cose sono cambiate, e poi la mia personalissima esperienza di fatica nel fare in modo che i principi FAIR diventassero e diventino una realtà nell'ambito della ricerca di cui mi sono occupata all'università e di cui ancora mi occupo. Per fare questo voglio utilizzare due grafici. Uno è quello del ciclo di Gartner, che anche se è un grafico che si utilizza per le tecnologie, può sembrare un po' contraddittorio perché in realtà i principi FAIR non sono una tecnologia. Però se guardo un po' quello che è successo, soprattutto nell'ambito delle life sciences, all'inizio siamo stati un sacco entusiasti, perché visto che un sacco di tecniche sono diventate high throughput molto rapidamente negli ultimi 4, 5, 6, 10 anni,
c'è stato questo peak di inflated expectations, nel senso che tutti ci siamo detti, figo, abbiamo bisogno di questi principi FAIR, è esattamente quello che ci serve, soprattutto le persone computazionali come me, data scientist, che fanno ricerca nell'ambito computazionale. Poi siamo entrati in questa valle di lacrime in cui ci siamo detti, ammazza, ma come si fa tutta sta roba? È complicato. È complicato perché, sì, danno un po' di guida, ma in realtà non si capisce come fare a far modo che questo FAIR diventi una realtà. Qualcuno poi ha avuto un'illuminazione, questo nel mio specifico direi che questa illuminazione a un certo punto, forse in maniera anche non molto umile, ce l'ho avuta io qualche anno fa, e lì abbiamo cominciato a produrre. E adesso io vorrei parlare di questa illuminazione, quindi di quello che in realtà ha funzionato nel mio settore specifico, la mia personalissima esperienza. L'altro grafico che voglio utilizzare è quello della diffusione delle innovazioni. La teoria di Rogers del 62, io la trovo una teoria affascinante, mi affascina, non sono un'esperta, ma fondamentalmente questa teoria dice che quando vogliamo portare diffondere un'innovazione, un concetto nuovo, una tecnologia nuova sul mercato, la popolazione che andiamo a, così il target, ad indirizzare, madonna il mio italiano, si dividerà sempre fondamentalmente con questa distribuzione a campana, ovviamente questa è una cosa abbastanza teorica, comunque ci sarà sempre una piccola percentuale di innovators, cioè la gente che dice ammazza sì, fighissimo, bellissimo, io questa cosa la voglio fare, gente che poi inizierà a seguire finché andando nell'ultimo estremo della campana, i cosiddetti likers, cioè quelli che a un certo punto si ritrovano da soli e dicono ok, dobbiamo farlo pure noi. Quindi, come facciamo a fare in modo che questi principi FAIR, ma in realtà anche questi principi di scienza aperta in generale, diventino una pratica, una realtà e che non restino una filosofia bellissima da appendere ad un quadro? Secondo me bisogna lavorare sulle comunità. Io da qui ho preso in prestito da Brian Nosek questa piramide che cerca di illustrare come fare a catalizzare uno shift di cultura, cioè un cambiamento di cultura. Io a tratti non mi piace, quando parlo di scienza aperta, di pratiche di ricerca aperta, a tratti non mi piace parlare di un cambiamento di cultura perché a volte sento persone anche utilizzare questa cosa come uno scudo. Ah, se la cultura non cambia non può cambiare niente. In realtà non è, non vorrei utilizzare questo cambiamento di cultura in questa accezione, ma questo shift verso pratiche FAIR e pratiche aperte, secondo me nel mondo accademico si può realizzare se e solo se si parte dal basso. Questo vuol dire che prima lo si rende possibile lavorando su infrastrutture, poi lo si rende facile lavorando sull'interfaccia, sull'esperienza, quindi i ricercatori non devono essere oberati di nuovi carichi di lavoro, lo si rende normativo, non so se questo si dice in italiano, ma fondamentalmente si creano delle comunità, dei behavior comuni, dei comportamenti per cui poi ci sono ad esempio i data champions che riescono a mostrare l'esempio, andrebbe fatto così, quindi diventa normativo. E solo lì poi, ovviamente, andando sulla piramide, bisogna anche fare in modo che i ricercatori si sentano rewarded, cioè che si sentano, Andrea vienimi in soccorso, che si sentano ripagati per sì. Lo sforzo che stanno facendo per queste pratiche FAIR e aperte. E poi, che ci piaccia o meno, bisogna anche a un certo punto renderlo required, perché bisogna lavorare, a un certo punto si fa e basta. Ad esempio è quello che succede nei framework di ricerca. Posso interrompere solo un istante? Questa slide, come dirti, è tua? Cioè questi 5 punti in fila sono... Allora, questi 5 punti in fila, questa slide qui è presa da Brian Nosek. Al centro? E questa è mia. Complimenti. Grazie. Molto bella. Ma aspetta, perché adesso c'è un trucco magico. Il trucco arriva adesso. Io adesso prendo questo qui, questa bellissima campana qui, che secondo me questa, se non avete mai letto questa diffusione di innovazione, bisogna leggere perché è un concetto fondamentale, è bellissimo. Io no. Io non ci capisco niente, perché poi io sono una data scientist, quindi non è che mi occupo di come fare rendere involved le comunità, cioè sono cose che mi affascinano, ma non è il mio settore. Ma se tu prendi questo, lo giri e prendi questo, è esattamente quello che devi fare per fare in modo di andare a prendere ogni piccola percentuale di questa gente e trainarla, aiuto il mio italiano, e trasportarla dalla tua parte. Quindi tu innanzitutto lo rendi possibile. Se lo rendi possibile ci saranno gli innovatori che diranno questa cosa è fighissima, la voglio fare, fammela provare. Poi lo rendi facile. Nel momento in cui lo rendi facile ci sono gli early adopters.
quelli un po' lazy, un po' non costa troppa fatica, lo faccio pure io. Da lì in poi, alla fine, lo devi anche rendere required, cioè alla fine lo devi rendere obbligatorio, perché ci sarà l'ultima parte della popolazione che si guarda indietro e dice: non possiamo restare da soli senza fare questa roba, la dobbiamo fare pure noi. Ma quindi quelli, scusami se ti interrompo Paola, quelli della campana, in pratica sono le personas. Queste sono le, sì, queste sono le persone, questi sono i ricercatori, cioè dal mio, cioè, per la mia storia personale questi sono i ricercatori, cioè come fai a convincere le persone che implementare principi FAIR e principi di ricerca aperta, scienza aperta e anche di dati aperti, cioè convincerli che è una cosa che bisogna fare, sì. Queste sono le persone. E per convincerli bisogna lavorare sulle infrastrutture, quindi renderlo possibile, renderlo facile e così via. Forse questo non era chiaro? No, 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 era interessante vedere come, come dire, diversi livelli di analisi e... se vogliamo questa anche cosa, design, no? Perché questo è un design di processo, diciamo, dal mio punto di vista, no? È interessante vedere come tu prendi le cose e le metti insieme, anche se sarebbero da contesti diversi. Quindi quando ho visto la campana girata ho pensato proprio alle personas, che sono le figure che tu devi definire quando fai un processo di service design, no? Assolutamente, sì, sì. Però beh, a me mi sa che tu ne sai più di me, quindi forse tu adesso devi prendere queste cose, studiarle meglio e poi metterle in pratica. Infatti ti sto no, che sono collegato al cellulare, no, io non ne so più di ma scherzi. Mi sono preso tutti i tuoi link. Ah, bene, ok. Bravo, fatto bene. Gratis, perché FAIR è open. No, scherzo. No, no, quindi, adesso studierò, grazie. È tutto quello che ti pare. È tutto, sì, 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 guarda, sì. È tutto si vai, ci puoi fare quello che ti pare. Interessantissimo. Quindi no, quindi questo è quello che ho visto io nel mio piccolo, un po'. Ma questo anche a livello politico, scusate che interrompo, ma è troppo interessante questa slide. Questo anche ritornando all'intervento introduttivo di Napo, no? Questo è anche un bel, come dirti, cappello, un bel parallelo. È molto interessante. Potrebbe essere messo nelle linee guida open data, sia quelle europee che quelle nazionali. Secondo me questa è una cosa che io ho sperimentato in due livelli, a due livelli. Uno, nel mio piccolo, ancora quando ero una dottoranda all'interno del gruppo di ricerca in cui ho fatto il mio dottorato di ricerca, a un certo punto volevo pubblicare un preprint, ad esempio, che non c'ha niente a che fare con aprire dati. E ovviamente ci saranno persone che ti diranno: no, ma non è possibile, non l'abbiamo mai fatto. Allora, se è una cosa che si può fare e la si fa facilmente, le persone che si vogliono far convincere si fanno convincere facilmente. E poi, nell'ambito così, diciamo, dell'advocacy, un po' del patrocinio più, del sostegno un po' più generale delle pratiche di ricerca aperta, io credo che questo sia veramente quello che guida... lo shift, un po' questo passaggio, questa transizione verso pratiche un po' più aperte. Quindi questo è quello che ho visto io veramente dal mio punto di vista personale. E in particolar modo, se vogliamo ritornare un po' in questa piramide, la mia personale esperienza, ovviamente io su nella piramide non ci sono mai andata, non mi ci ha mai invitato nessuno, ma fondamentalmente non ci sono mai voluto nemmeno andare io, mi sono sempre fermata qui, che secondo me è la parte più bella dove lavorare, che è quella in cui poi si va... ad interagire anche, se mi posso permettere, con il gruppo un po' più interessante della popolazione, per così dire. E quindi le comunità, renderlo facile, le infrastrutture, è lì che vi voglio parlare di cell migration data. Adesso qui sarò succinta, nel senso che capisco che questa è una cosa... Io di che cosa mi sono occupata? Life sciences, date di migrazione cellulare, come si muovono le cellule. Dal punto di vista della salute del corpo umano, questa... ha delle implicazioni in malattie, metastasi tumorali, risposte del sistema infiammatorio, un sacco di cose, un sacco di roba molto figa, molto interessante. Però la cosa di cui voglio parlare adesso è di una strategia, diciamo, che abbiamo messo in atto per fare in modo che questi dati di migrazione cellulare diventassero FAIR e diventassero aperti lì dove possibile. Perché non sempre si possono aprire questi dati, soprattutto quando ci sono ricerche che vanno fatte in clinica con pazienti e così via. Allora, questa è una pipeline che vi spiega in maniera molto molto semplice come funziona un esperimento di migrazione cellulare. Si prepara il campione in laboratorio, si
prendono delle immagini al microscopio e si processano le immagini, sostanzialmente si crea un film in cui si vanno a vedere tutte queste celluline che si muovono e poi si fa un'analisi dei dati per capire come si muovono. Ora, ovviamente ci sono un sacco di formati di dati per ogni step di questo, di questa pipeline, il che vuol dire che a un certo punto io ho lavorato durante il mio dottorato di ricerca un pochino qui, poi mi sono stufata, mi sono detta io a preparare campioni non lo voglio fare. Mi sono subito buttata nell'ambito computazionale, che vuol dire andare a processare le immagini, quindi computer vision vera e propria, e poi qui. Voglio capire se effettivamente riesco a prendere questi dati, a trasformarli in informazioni, in un'informazione. Qui mi sono messa le mani ai capelli, e sono entrata in quella valle di lacrime, in cui da prima ho visto non ci stanno dati. In un anno, due anni le cose sono cambiate, i dati c'erano, e non si capiva niente di questi dati. Non c'erano quasi mai metadati, un sacco di formati proprietari per cui non riuscivo ad aprirli, roba che diceva che fossero dati aperti, ma poi sempre con una licenza non permissiva, insomma, tutta una serie di cose. Quindi a un certo punto mi sono detta, questa è una battaglia che voglio iniziare per fare in modo di abbattere l'eterogeneità a questo livello qui e per fare in modo che questi dati aperti siano anche dati fair. Che cosa abbiamo fatto? Innanzitutto abbiamo chiesto alla comunità scientifica, possiamo riutilizzare dei processi, dei prodotti di standardizzazione, dei formati standard che sono già lì, che sono stati creati per altri domini di ricerca e semplicemente li prendiamo in prestito oppure li riadattiamo? La risposta è sì, c'è un sacco di roba che è stata fatta negli ultimi 10 anni, quindi abbiamo riutilizzato gli ISA tools per tutta la parte di metadati sperimentali. Abbiamo riutilizzato tutto quello che fa la bellissima organizzazione dell'Open Microscopy Environment, quindi dati e metadati aperti, tutto per l'acquisizione immagini microscopiche. Solo l'unico gap, l'unico vuoto che ci restava un po' da riempire era quello della parte analitica, soprattutto perché parliamo di dati di migrazione cellulare, una cosa abbastanza specifica, non c'era un formato, diciamo, standard in cui rappresentarli. Lì ci siamo affidati, mi sono affidata io personalmente all'Open Knowledge Foundation, in particolar modo al Frictionless Data Project e al Tabular Data Package, che sostanzialmente è un formato, un contenitore che abbiamo preso e abbiamo semplicemente riadattato, esteso poco poco per fare in modo che potesse rappresentare un movimento, quindi particelle o cellule che si muovono nel tempo, risoluzione spaziale, risoluzione temporale. Ora, spero che non sia un male di aver messo questo file CSV qui. Fondamentalmente, questo tabular data package... Vabbè, è previsto dal formato. È previsto dal formato, però è un formato con due robe. La definizione minima, questo pacchetto c'ha un file CSV con i dati e un file JSON con i metadati. E fondamentalmente si parte dal presupposto che avendo... come minimo questi due dati, tu riesca a capire in questa rappresentazione di BioTrax tutto quello che ti serve della parte analitica dell'esperimento. Poi che cosa abbiamo fatto? Altre due cose ancora fondamentali. Il tutto lo abbiamo, diciamo così, adornato con quelle che si chiamano Minimum Information About a Cell Migration Experiment. Anche qui ci siamo riferiti a quello che c'era già nella comunità e abbiamo esteso queste reporting guidelines con l'informazione, con l'unità di informazione minima affinché io possa riprodurre un esperimento di migrazione cellulare. Ci siamo resi conto che a causa della eterogeneità di cui vi parlavo prima, anche qui la riproducibilità, il grado di riproducibilità era minimo, soprattutto perché non si avevano a disposizione un certo tipo di informazioni che sono necessarie se io voglio riprodurre il tuo esperimento. E quindi abbiamo stilato questa guideline, per cui adesso se devi sottomettere, no, se devi inviare un articolo in una rivista, devi anche, insomma, riempire questa checklist che dice ok, questa è l'informazione minima affinché tu possa prendere questo pacchetto e riprodurlo e poi farci quello che ti pare. Posso fare una domanda? Sì. Puoi ritornare indietro di qualche 3 slide dove c'erano le 4, allora indietro? Qua. È qua, ok. Qua. Chi fa ricerca scientifica e deve passare nei 4 stadi, praticamente utilizza per il primo stadio questi formati, per il secondo stadio questi formati, il terzo questi
applicativi e quarto idem. Allora, a questo punto io penso che un progetto di ricerca scientifica comincia da un repo tipo GitHub, dove ho la parte testuale, la parte dati, la parte codice, cioè quindi lo vedo, cioè il minimo sindacale dell'attività di un ricercatore scientifico, proprio il minimo sindacale, quello che tu hai poi detto nell'ultima, minimal, lo vedo come un progetto da, da esporre su GitHub in maniera tale che rispetto a tutti questi formati nei vari stadi e il tutto è documentato, è metadatato, e tutto è disponibile per l'intera umanità. Cioè, lo vedo proprio come dentro un repo è obbligatorio per tutti quelli che fanno ricerca, perché oggi per me molti di quelli che fanno ricerca con soldi pubblici trovi l'articoletto come dicevi tu, il PDF, dal quale non capisco, diciamo, con quale farina, acqua, lievito ha impastato tutta la tua ricerca, non capisco nulla, capisco più o meno concettualmente di cosa ti sei occupato. Sono d'accordissimo, infatti è quello che speravo che si vedesse qui, nel senso che questo è quello che mi dai alla fine, che mi fa un po' di pubblicità, però tutta la ricetta, tutti gli ingredienti è qui. E quindi sì, sono d'accordissimo con te. Il fatto che sia obbligatorio purtroppo non è così. Questa è ancora a discrezione del ricercatore, però ci si sta spostando verso delle pratiche di ricerca sempre più comuni, verso quel tipo di scienza riproducibile e quindi mettere tutto su GitHub o su un repository, quello che ti pare, è comunque un passo fondamentale, assolutamente sì. Quindi abbiamo fatto questa cosa, sto per chiudere. Ovviamente abbiamo sviluppato, riadottato anche Ontology e tutto quello che serve, come sapete forse meglio di me, per fare in modo che tutto ciò sia comprensibile anche a degli algoritmi e software. E poi un'altra cosa fondamentale, ad esempio, è che non solo abbiamo sviluppato il formato dati BioTrax, ma anche un API che prenda tutti questi formati, diciamo così, in uscita da laboratorio 1, laboratorio 2, software 3, eccetera, eccetera, così che i ricercatori non debbano strapparsi i capelli quando devono sottomettere dati, quando devono inviare dati nel formato di BioTrax. Quindi anche questa cosa fondamentale è avere i tool a disposizione. Quindi con questo io voglio chiudere con le ultime due slide, se c'ho ancora due minuti, e vorrei evidenziare quello che secondo me sono un po' le lezioni che ho anche imparato io qui in maniera abbastanza umile negli ultimi anni. Innanzitutto che secondo me nell'ambito della ricerca accademica, aia, non te ne andare indietro, nell'ambito della ricerca accademica, ma forse questo è un po' un discorso che vale anche in generale nella società, non si possono fare dati aperti o dati fair se non iniziamo ad investire nelle persone. Secondo me bisogna prendere i fondi che abbiamo adesso alle università e investirli in risorse umane di un certo tipo. La scienza è cambiata, il modo in cui facciamo scienza è cambiato, è evidente ed è un'esigenza chiara a tutti che non possiamo più fare a meno di data stewards, data managers, sviluppatori di software che assistino i ricercatori anche a fare in modo che questi principi fair diventino realtà. Non possiamo aspettarci che medici, biologi, neuroscienziati o qualunque, psicologi siano in grado di fare tutto. Questo non può essere preteso. Quindi secondo me bisogna investire nelle persone. Adesso la gente che mi chiede come facciamo non ci sono soldi. Io sono da anni ormai una sostenitrice dell'open access. Io dico aboliamo le riviste, non pubblichiamo più sulle riviste, mettiamo tutto sui preprint, mettiamo tutto su GitHub, su GitLab dove vi pare. Prendiamo le centinaia di migliaia di euro che spendiamo per le subscription alle riviste e cominciamo ad investire nelle persone che ci servono, perché questo ci serve, più di ogni altra cosa. E l'altra cosa, qualche, diciamo, suggerimento da parte mia è che se dovessi riapprocciarmi di nuovo a reimplementare FAIR e dati aperti per un nuovo settore, se dovessi essere pazza abbastanza da rifarlo da capo, mi direi innanzitutto che bisogna sempre domandare ai ricercatori
quando si sviluppano dei formati standard o si pensa a come fare a fare in modo che i principi FAIR, i principi aperti diventino una realtà in un settore di ricerca, se non si parte dal basso, dalla comunità, si rischia di sviluppare dei format o degli standard che poi non si allineano alle esigenze dei ricercatori. Quindi partire veramente dalla comunità. Non c'è bisogno di reinventare la ruota, cioè abbiamo fin troppi standard a disposizione, per cui gran parte di questi si possono riutilizzare o facilmente estendere. E gli standard da soli non sono sufficienti, per cui questa regola d'oro di make it easy, renderlo facile, secondo me è una regola fondamentale, perché non, come dicevo prima, non ci si può aspettare che i ricercatori sappiano fare tutto. Quindi per renderlo facile bisogna lavorare su risorse, su tool, su software, su API, e per fare in modo che questo succeda bisogna iniziare ad investire nelle persone con le skill di cui abbiamo bisogno. Questa è una cosa di cui non possiamo più fare a meno. E l'ultimo consiglio è di don't give up, perché richiede un sacco di fatica, perché ho iniziato a fare patrocinio, diciamo, e sostegno per questo nel mio specifico settore di ricerca nel lontanissimo 2015. Ci sono voluti 4 anni per avere i primi prodotti finalizzati, effettivamente utilizzati dalla comunità. Il preprint è uscito ancora l'anno scorso, 3-4 anni fa, per cui questo è un processo lungo che richiede un sacco di fatica, però è un processo fondamentale. E questo è quello che volevo dire. Andrea, dimmi. Questa è pericolosa, prepara la cittadinanza onoraria di Open Data Sicilia. Sì, no, ma ora... Posso fare una domanda? 2 domande, Paola, rapidissime. Sì. Mentre ti soffi il naso, io vi racconto una barzelletta. Cannavacciuolo litiga con un vegano e se lo mangia. Allora, ascoltate i miei figli, quindi forse ero ubriaco. No, domanda, probabilmente sono stato distratto io sulla prima domanda. Qual è il tuo background? Quindi, qual è il tuo settore disciplinare di ricerca? Allora, io sono un ingegnere elettronico biomedico con un dottorato di ricerca in bioinformatica e mi sono occupato. In bioinformatica, quindi adesso minchia è l'hashtag minchia è l'hashtag che ha messo Borruso. Tu hai detto, tu sono un ingegnere elettronico con dottorato di ricerca in bioinformatica, e Borruso ha detto minchia. Ah, ok, non l'ho sentito. E io ho detto questo è l'hashtag che ha messo. Ah, questo è l'hashtag, ok. E quindi ho fatto bioinformatica per dati di migrazione cellulare. Adesso però faccio altro, nel senso che esatto, questa è la seconda domanda. Cosa farai i prossimi 5 anni, diciamo così? Cosa stai facendo? Allora, io adesso sono a tempo pieno una data scientist presso Philips. Ok. Quindi ho lasciato l'accademia per una serie di motivi, tutti personali. Immagino anche economici, no? Più che altro non volevo più sottostare a dei ritmi di lavoro particolarmente stressanti e non volevo cambiare casa di nuovo, cioè non volevo lasciare il Belgio e andare ancora da un'altra parte. E le possibilità per diventare a un certo punto full professor o associate professor c'erano, perché c'è un bel curriculum. Però nel frattempo mi sono innamorata, mi sono sposata con un belga e quindi ho fatto delle scelte. Ok, grazie. Sono andata a lavorare come data scientist presso Philips, però sono ancora ricercatrice indipendente presso IGDORE, che è l'Institute for Global Research and Education, e lì faccio 2 cose. Continuo a lavorare per FAIR Open Data per la biologia in generale. Sì. E l'altro mi occupo un po' di comunicazione scolastica. Ma puoi parlare sia in inglese che in siciliano, diciamo. Ma il siciliano viene bene, è l'italiano che non mi viene. Paola, sì, dimmi. Parlando di cose serie invece, ma ti sei innamorata anche delle birre belghe? Io sono stata a Ghent quasi 8-10 anni fa e mi ricordo solo le birre. Io sono innamorata delle birre come prima cosa, una delle primissime cose. Di mio marito mi sono innamorata solo 3 anni fa. Io vivo qui quasi da 10 anni, quindi mio marito in realtà nella catena dell'innamoramento è arrivato per un dopo.
diciamo, prima, il primo amore non era un, non era un early adopter, diciamo così. No, ma era ancora nella early majority, diciamo. Ah, ah, okay. È una città bomboniera, è bellissima. Diamo un attimo la parola a Napo, che ci deve salutare. Sì, e poi io ho due problemi. Prima, che devo andare via, purtroppo. Tra l'altro, anche ieri se venivo dovevo far toccata e fuga, maledizione, perché è un piccolo, è una cosa abbastanza nobile. Dai, i miei genitori fanno 49 di matrimonio, ma mi hanno invitato, lo devo fuggire adesso. No, volevo fare solo un appunto su quello che ha detto Paolo. A parte fantastica, bellissimo, sono contento di averti conosciuto, di averti sentito adesso, eccetera, e ci sono tante cose su cui spero poi di riuscire a collaborare con te. Io ora sono in un centro di ricerca, che è la Fondazione Bruno Kessler di Trento, no? E uno dei temi che ogni tanto arriva, che è una bella rotta di balle, è l'AMVUR. L'AMVUR alla fine, che è questa valutazione per cui valutano la tua ricerca e quindi continuano ad arrivarti i fondi, sulla parte che riguarda l'open access, eccetera, non è che sia poi così tanto carina. E allora praticamente ti ritrovi che hai tanta voglia di poter andare nella direzione che dici. Io sono il primo che faccio tutte quelle operazioni lì, poi non è che ho un H-index della Madonna, quindi non è che, anzi, mi frego altamente, a dirti la verità. Però poi alla fine arriva lì chi ti valuta e ti dice ma tu devi mettermi in classe A l'articolo, devi metterlo lì e devi fare tutte le regole, e la rivista continua a farmi la regola. E quindi questa cosa qua io penso che comunque dobbiamo continuare a combattere, e mi aggancio a parte che su quello che hai raccontato prima ci sono un sacco di spunti su cui devo bermi la birra con te anche se sono un astemio, ma su quello che poi penso, insomma, il discorso è che è importante continuare a combattere. Mi riaggancio anche al discorso prima di Andrea Nelson sul discorso che ci vuole ancora tempo e dobbiamo tenere l'asticella alta sul tema, ma ci vuole ancora tempo perché dobbiamo distruggere ancora dei sistemi che sono un po' medievali, mettiamola così, ma che comunque sono quelli che, e qua mi aggancio anche a Ciro, ti fanno stare in piedi l'economia per cui la tua ricerca va avanti. Perché non è facile, magari tu hai un contratto fatto con il consorzio e il consorzio ti dice quella roba lì non puoi rilasciarla in open source, sei fregato. E quindi abbiamo questi limiti qua sull'open access, e appunto qua. Allora io ascolto, dopodiché vi saluto con la manina, ascolto le risposte, poi saluto con la manina senza rompere le scatole. Grazie. Ciao Napo, grazie. Io sono d'accordissimo, questo è un problema. Io non so se ho una risposta a questa domanda, però sì, è un problema perché questi sistemi di valutazione non cambiano, non sono sempre ottimali, queste ricerche di scienza aperta non sono ancora tenute in considerazione come dovrebbero. Anche i dati, se si guarda una delle mie slide dice che i dati di ricerca dovrebbero essere trattati come cittadini di prima classe, in realtà non, questa è una parola che in realtà a me non piace particolarmente, però questi first class records of research, che cosa vuol dire? Che fondamentalmente dovrebbero essere dati a dirmi come fai ricerca, poi l'articolo e tutto il resto dovrebbe venire dopo, no? Allora lì poi si parla pure di impact factor piuttosto che impact, andare a revisionare tutta una serie di modi in cui diciamo se fai ricerca in maniera responsabile. Lì si apre veramente un filone di domande, un sacco di domande, però ti posso dire dal mio personalissimo punto di vista che le cose stanno cominciando a cambiare. Ci sono tante istituzioni, io adesso non so in Italia com'è la situazione, perché devo dire purtroppo nessuno mi invita mai da nessuna parte in Italia. A Palermo a maggio. A Palermo, però a maggio sto a Palermo, speriamo. Però vi posso dire che in un sacco di istituzioni, anche quelle che contano, vorrei dire, cioè quelle dove ci stanno un sacco di soldi, purtroppo, contano in questo senso, le cose iniziano a cambiare. Sta iniziando di nuovo a parlare di fare ricerca più lenta, più responsabile, e non che vada a produrre un picco di dati e di roba così velocemente, perché poi io a fine anno o alla fine del mio ciclo di valutazione devo andare a listare i miei 10-15 paper che ho scritto in un anno e mezzo, che chissà che cavolo ho prodotto. Quindi si sta di nuovo cominciando a parlare di roba più umana, che la ricerca ha un aspetto umano che dovrebbe essere fatto in maniera più lenta, in maniera più responsabile, e la ricerca trasparente e aperta va in quella direzione. La conversazione si sta spostando, ma ci vuole tempo e fatica. E gente come noi che ne parla e che continua a parlarne. Questa è una conferma a quello che diceva Napo in premessa. Paola, sono rimasto folgorato. Complimenti, bellissima presentazione.
molto stimolante, tante cose su cui riflettere, per me alle nuove. Non so se, se Davide o Giovanni, che sono... Forse Davide non c'è più. No, c'è sull'iPhone. Ci sono, ci sono. Ho spostato sul cellulare, perché devo uscire. Che sono più vicini al mondo della ricerca, vogliono dire qualcosa prima di passare al prossimo intervento. Allora, io ci sono, ho l'intervento di Paola molto molto interessante, condivido appieno, anche io diciamo ho iniziato a occuparmi di dati FAIR diciamo da poco, però insomma meno di lei, anche se diciamo, se ne parla appunto da massimo 5 anni. E... bella presentazione, cioè, se la condivido dall'inizio alla fine e c'è molto da lavorare, cioè, e mi fa piacere sentire le conclusioni, c'è cioè, l'ultima cosa che ha detto appunto Paola sul fatto che questi, cioè, sta cambiando un po' il modo di fare, cioè di occuparsi di queste cose, e che c'è parecchia attenzione anche, come dire, nei piani alti, diciamo così, su quello che è la diciamo la necessità di avere una ricerca un po' più libera e più lenta soprattutto, e che non sia solo finalizzata appunto a carriera o appunto a mettere pallini a fine anno per dire io sono, guardate quanto sono stato bravo e sono stato bello. Ok, queste le mie due parole insomma sull'intervento, e grazie Paola comunque per l'intervento, è stato molto molto interessante. Grazie Davide. Va bene, se non c'è nient'altro, io passerei la parola a Gunther, che ci presenterà delle mappe allegre. Non mi ricordo cosa mi ha detto delle mappe, insomma, ce le presenta lui, non metto i sottotitoli. Gunther, per condividere lo schermo, c'è il tastino in basso al centro, share. Sì, grazie. Ok, come ha detto Andrea. Ma prima devo dire che è difficile dire qualcosa dopo questo intervento. Vabbè, passiamo da un effetto speciale all'altro. Potrei presentare questa mappa che ho fatto vedere Andrea qualche giorno fa, che cerca di visualizzare un tema che è anche molto presente oltre del virus, soprattutto è sempre quella questione dell'immigrazione, come l'immigrazione come si rappresenta dopo nelle città, nei quartieri, se si creano ghetto o se si creano problemi. Qui devo dire che sono arrivato a pensare che si può fare una mappa anche allegra, lavorando sui dati, come faccio anche come divertimento, diciamo, come anche una passione che non posso fermare. Ogni tanto è anche difficile sostenere, ma comunque mi piace farlo. Allora, sono partito con un hackathon che ha fatto SOD l'anno scorso a Milano, su Melting Pot Milano. Vi faccio vedere quello dell'inizio. Ecco, non so se... Ancora non si vede? Ecco, si ora vede? Sì. Ora okay. Si inizia a vedere. Ora parliamo schermo di... nero per ora. Ok, ho su GitHub... Questo hackathon del SOD 2019 ha lasciato questo repository con dati del Melting Pot Milano. Penso che la mappa principale che viene fuori è una dot density map dove si vede diciamo, la distribuzione. Non faccio vedere questo, solo che ho preso i dati e ho cercato di capire qualcosa. Ho messo anche un piccolo repository mio. Come faccio spesso di curve, mi sono interessato sul fatto come la distribuzione, per esempio, dei maschi e femmine nei vari quartieri di Milano. Per esempio, se uno va a vedere Nord Africa, si vede che il vero problema forse sta là, nella demografia, che ci sono quartieri dove sono molto più maschi. Questo solo per farvi capire che lavorando sui dati, questa è la natalità, si vede quella italiana e quella delle coppie straniere o miste, che in alcuni quartieri qui c'è un cambio, diciamo, della presenza. Ok, ho lavorato su questo, ho cercato di mappare un'alternativa a quella dot density map. E poi
con delle torte ho trovato una cosa difficile da presentare. E poi ho cambiato il modo di visualizzarlo e all'improvviso ho visto qualcosa come... Ah, sono dei fiori, no? Allora, è tutto fondato sui dati, perché io posso cliccare e vedo la presenza, per esempio, della popolazione che è venuta dall'Egitto o anche della Cina. Ma in tutto si creano dei fiori. Allora, ho pensato... Il motto potrebbe essere che... sono un bene per la città, no? Come i fiori per un giardino sono una bella cosa. Oh, ti prego, allora... mandaci, ma dov'è il link? Voglio vedere subito. E poi ho visto che anche Open Data Sicilia si è mosso in seguito a questo hackathon e hanno pubblicato i dati di Palermo e anche delle mappe belle, molto, molto ricchi di informazioni. Allora ho pensato, forse questa mappa dei fiori posso anche fare per Palermo. Ti posso interrompere soltanto un attimo? Perché c'è una cosa importante. Ciro, tu ascoltami, perché sto parlando con te. Allora, questo lavoro qui l'ha fatto essenzialmente una persona che oggi non è con noi perché non poteva, però lo voglio un attimo nominare perché... è una persona preziosa che è Gianni Vitrano. Queste mappe per Palermo le ha fatte lui. E a proposito di questo, Ciro, preparati, spogliati un attimo. Noi abbiamo fatto per Gianni, che non c'è, diciamo, una super maglietta dedicata, perché appunto le comunità sono fatte da persone e lui soprattutto in quest'ultimo periodo ha tirato molto la carretta. Quindi Gunther ci dà la possibilità... Fateci uno screenshot di questo momento e poi lo facciamo arrivare. Va bene, scusa Gunther, ma ci tenevo. No, io non l'hai fatto meglio di me, ma io ho pensato sicuramente di nominare lui, perché ha fatto un lavoro veramente notevole, perché ha preso tutto quello che in giro e l'ho preso con le mani sue. Questa è la cosa incredibile. Tutto, ma le trasforma anche in una cosa sua, che per molto intendato anche di fare le cose bene per il pubblico, una cosa anche che si spiega da solo quasi. Allora, ho trovato i dati qui nel Data World, un progetto che conosciamo bene, penso Andrea, io non so chi lo conosce, ma un tentativo di fare un altro hub di dati dove tu puoi spiegare bene cos'è e anche dare informazioni. Puoi avere accesso subito ai dati grezzi. E qui sono di Abruzzo, CSV, che sono residenti stranieri per cittadinanza, continenti, eccetera, pp. E io ho fatto una mappa che si collega direttamente a questo dataset qua. E la mappa è questa. Allora, cercate di farlo più colorato possibile, così anche un fondo che da wow. Penso, si chiama Stamen. È bella! Incredibile. Allora, ci sono, per esempio, anche qua i dati sono vivi. Allora, se clicco sui vari etni, vedo... Allora, questo era per drammatizzare il tema. Ci si vede anche qui la distribuzione principale del ci sono le preferenze, diciamo, qui vedi, questo è il Ghana, che si vede molto bene, che si trova lì. E poi ho fatto qui una piccola storia per introdurre anche gli italiani. Ho fatto sì che ho ammucchiato, diciamo così, semplicemente, le presenze che posso mettere sotto anche l'Italia, e si vede quando metto sotto l'Italia quella cosa sopra non è più così importante. Ma questa è una grafica qua, non con una scala logaritmica. Poi se faccio una presentazione dove veramente metto lì, diciamo, la superficie dei cerchi
rappresenta il numero di, delle persone, no? Allora, non è lineare, ma è con la relazione quadrata. E si vede che quasi la presenza delle persone che non sono italiane arricchisce, secondo me, ma non è una invasione. Questo era l'idea. Secondo me con questa mappa tu hai creato una nuova professione, hai battezzato una nuova professione, quello del data romantic. Ok. È tutto lì, questo è il... Molto bella. Puoi mettere i link nella sì, nella chat che c'è qui, se butti link e poi se qualcuno di voi ha fatto lo screenshot mentre io e Ciro ci spogliavamo, mandatemelo in qualche modo, che vorrei fare un tweet dopo andare da Sicilia dedicato poi a Gianni. Io ho fatto una foto che devi zoomare un pochino, te la mando su Telegram. Perfetto. Gunther, ma tu hai... secondo me devi fare una cosa. Prenditi altri 2-3 minuti. Racconti, non tutti sanno che piattaforma utilizzi, come funziona, perché, perché la mappa è bella e dipende dal fatto che ci hai pensato, che c'hai gusto, che sei creativo, ma con che strumenti l'hai fatto e come funziona? Ok, allora chi lo faccio da tanto tempo, non so, mi sono inventato una piattaforma purtroppo personale, che ho sempre cercato di essere in grado anche di coinvolgere altre persone, ma non è facile. E forse sono anche io, mi piace troppo sperimentare, così non è mai, è molto liquido e non è mai consolidato, anche se cerco di creare una base un po' più strutturale. La base di tutto questo è, dovrebbe esserci un linguaggio di descrivere la trasformazione dei dati nella visualizzazione. Praticamente quello che vedete qua, qui c'è un menu e un motore, se mi funziona. Vale, so che suo figlio era vivo e che era stato capito, che poteva riabbracciarlo al prezzo di un... Qualcuno c'ha un televisore acceso. Configurabile. Francesca. E poi alla fine c'è una sorta di progetto. Ogni tanto non prende per la prima volta. Ma chi è che c'ha un audio con qualche roba dalla TV, dalla radio, non capisco, sento delle voci. Arriva dall'utente Francesca De Chiara. Ah sì, quella. Ciao Francesca, ha messo il muto adesso, ok. Vai Gunther. Allora, alla fine tutta quella mappa è descritta in un progetto JSON. E qui, per esempio, si trova anche la fonte dei dati, che sarebbe quello lì. Vedete dove c'è la mia mouse? Sì. Ok. E poi anche la descrizione, per esempio qui una descrizione della visualizzazione. C'è una sequenza che fa una sorta di starburst, non so se è vero questo, no. Alla fine ci sono tanti di questi grafici che mettono i pallini intorno a un centro, ma questo è abbastanza semplice, non usa un algoritmo molto evoluto, ma metti solo un centro intorno. Ma la cosa interessante è che tutto questo si possa cambiare la rappresentazione cambiando la configurazione. Per esempio, qui ho messo un parametro per
la grandezza del cerchio non mi lascia a secco, ma non funziona. Vabbè, dobbiamo dire che ogni tanto le cose non funzionano quando si cerca. Specie in diretta non funziona mai. Ma in teoria posso fare più piccolo, più grandi, cambiare completamente il tema attraverso... Gunther, l'hosting in questo caso è su una macchina Amazon, su un tuo server, dove ce l'hai? Allora, sì, in teoria deve essere tutto su GitHub, tutto il progetto, solo che in questo caso ancora non sono di fonti da vari server che mi si blocca. Allora ho messo tutto su Amazon, ma alla fine è una cosa generica che sarebbe un viewer, tipo... Perché lui è tutto client side, tutto JavaScript, ok. È tutto client side JavaScript. Quindi serve, diciamo, il requisito è dei dati e un file di configurazione, diciamo il file JSON e il file di configurazione, e poi hai bisogno di uno o più source per rappresentare il dato. Problemi di performance, cioè fino a quanti mila punti ti risulta stabile? Mila record ti risulta stabile? Allora, in questo momento sì, dipende dalla capacità del tuo computer, certamente, e anche dal tempo che hai a disposizione. E lì, se lavori per un pubblico, certo che molti dicono dopo due secondi siamo già fuori del tempo massimo. Allora, fino a 10.000 punti è abbastanza veloce. 100.000 punti ci vuole aspettare un po'. Poi la piattaforma ha anche alcuni meccanismi di aggregare i dati, allora anche se posso anche consumare fino al milione di punti, ma di vederli tutti nello stesso momento è un po' impegnativo e non è consigliabile. Ma siccome posso fare un'aggregazione anche legato allo zoom, posso anche fare vedere una sorta di aggregazione messo sul centro di tutti i punti. Allora un po' l'occhio non può neanche vedere tutto, allora faccio vedere le cose più grandi e poi sommando arrivano più viste più particolarizzate. Così un milione di punti, ancora mi trovo una macchina che non è di 10 anni fa, ma una macchina del presente, un computer riesce a visualizzare abbastanza bene anche a casa ognuno. Va bene. Posso concludere con una piccola... Perché, certo, c'è il coronavirus, la mappa che vedo io in questo momento, che mi ho fatto con i dati di Hopkins, è questa, dove vedo il cambiamento giorno per giorno per tutto il mondo. Wow! Ma si vede che in Cina le cose vanno giù, se non... Wow. Anche in Corea c'è una curva che si aperta, ma questo è logaritmico, no? È una scala logaritmica, perché è lineare, non si vede più niente. Ma adesso andiamo su... Questa è l'Italia. Allora, si vede che abbiamo la curva che diventa piatta. Dopo deve scendere. L'Iran non so che ha fatto, ogni tanto si vede anche giù e giù. Questo è il Belgio, in questo momento poco, ma comunque se nella fase che... Se volete vedere qualcosa impressionante, ma è un gioco, no? Non prenderlo tutto sul serio, è anche un po' impressionante. Per questo è quello... se mi parte, speriamo bene. Sì, questi sono i nuovi casi. Questo qui, come... E questa è la fine adesso. No? Si vede che in Cina c'era un sacco di movimento, ma adesso è sparito e invece in Europa è esploso. Bello, molto bello.
Gunther, facciamole girare queste cose. Assolutamente sì, dove sono queste cose? Dove sono? Ma ci mandi in mailing list i link, li butti sul tuo profilo Twitter, li butti qua, facciamo... Io ho fatto quella cosa con i dati tuoi, perché alla fine mi sembra più giusto che fare una cosa in questo momento guidato dall'Italia, per questo sono dei dati un po' pericolosi, non lo so. Sì, questo è pure vero, questo è un tema, il fatto di non far venire l'ansia o cose di questo tipo, però dipende anche da come lo presenti, lo racconti. No, oppure semplicemente anche per noi, per guardarceli, e se stiamo guardando pubblici, mettili sulla mailing list, noi ce li guardiamo. Esatto, esatto, esatto. Stanno là, tra di noi. Esatto, esatto, esatto. Va bene, Gunther, grazie. Dunque, abbiamo, diciamo, gli ultimi due interventi in scaletta, che sono quello di Giovanni Pierrotta e poi il nostro, perché è un intervento di gruppo. Voglio dire una cosa prima di fare parlare a Giovanni, a cui tengo. Giovanni sta facendo da alcuni mesi un lavoro bellissimo, è quasi il nostro televideo mattutino, perché sia sul suo profilo personale Twitter, sia sulla pagina Facebook Dipende dalla Sicilia, ogni giorno mette un URL curato, con poche parole di introduzione, un commento, e secondo me con grande qualità. Questa è una cosa che ovviamente entra nel calderone di tutto quello che guardiamo ogni giorno. Io non riesco a guardarle tutte, perché il mondo è troppo ricco, però è un lavoro prezioso, e io farò un bot fra poco che archivia tutto e lo classifica, insomma, perché c'è veramente tanta roba. Quindi inizio col grazie a Giovanni e gli lascio la parola per il suo intervento. Grazie Andrea. Va bene, dopo comunque gli interventi di Paola e di Gunther, non so, va, io ora, diciamo, volerò un po' più basso. condivido lo schermo. Scusate. Mentre condivido lo schermo, maledico questo virus, perché avremmo fatto un raduno pazzesco, cioè lo stiamo facendo a spizziche e bocconi qui, con pochi interventi. Se guardate il programma, che è ancora online, fa veramente paura, nel senso positivo. Vabbè. Beh, però si può anche benedire la tecnologia, giusto? Assolutamente. Quindi, infatti, poi la tecnologia. Potremmo fare che tra due settimane, se qualcun altro vuole fare i propri interventi, insomma, vediamo come non disperdere, come ho detto, l'energia che c'era. Vai, Gio. Un attimo che non vedo. Sono i Mac, sono problematici, è così, non c'è niente da fare. Va bene, voi vedete la presentazione? Sì, non è in modalità presentazione, vediamo il tuo simile PowerPoint, ora sì. Ok, quindi ciao a tutti, io sono Giovanni Pierrotta, lavoro all'Università di Messina. Mi occupo, sono un funzionario informatico, ho come background una laurea in informatica, poi ho un dottorato in matematica, mi interesso di diciamo, tutto quello che ha a che fare con gli open data da più di 10 anni, vediamo anche delle competenze in tecnologie semantiche. Mi è piaciuto molto l'intervento di Paola, anche perché ci rivedo molto di quello che ha detto, soprattutto con i metodi FAIR, tutto quello che ha a che fare con i linked data, del mondo appunto delle tecnologie semantiche, che riprendono molto quei principi. Però diciamo, in questo momento, oggi vi parlerò comunque di un progetto che nasce da 2 anni fa, si chiama Protezione Civile POP. Di cosa si tratta? Si tratta di allerte meteo, perché tutti noi sappiamo che diciamo, quando ci sono, soprattutto nella stagione invernale, come l'Italia, ma tutti i paesi del mondo, soprattutto anche quelli più, tra virgolette, dal punto di vista del territorio, come il meridione, sia
soggetto spesso, purtroppo negli ultimi anni sempre più spesso, a delle precipitazioni violente che causano dei fenomeni di smottamenti, di difficoltà di gestire il territorio. E come e nella fattispecie, parlando oggi di questo servizio che si chiama Protezione Civile POP, parlerò principalmente di tre tipologie di allerte che vengono gestite dalla Protezione Civile: allerte idrogeologiche, allerte idrauliche e allerte per temporali. Intanto, prima di parlare appositamente di questo progetto, volevo fare un passo indietro, perché nel 2017, un po' anche con Andrea, volendo, guardando, è una cosa che ancora è così, cioè se noi guardiamo la regione siciliana, la presidenza del Dipartimento della Protezione Civile, vediamo che ancora ad oggi vengono pubblicati i bollettini di rischi idrogeologici attraverso dei link che puntano a dei PDF. E questo, se voi andate a vedere ad esempio nella tendina dell'anno, è un qualcosa che si riporta dal 2008, quindi abbiamo 12 anni di dati che sono incastrati all'interno del PDF, e PDF che sono sostanzialmente, anche se poi negli anni qualcosa è cambiato a livello di template e di pubblicazione, ma più o meno è sempre questo. Cioè, sono praticamente delle aree, zone definite dalla Protezione Civile, che non corrispondono comunque alle province, dove vengono definite delle allerte medio, dei colori che, come sapete, definiscono il livello di allerta, quindi verde, gialla, arancione e rossa. Però si tratta sempre di un PDF, e ricordo che nel dicembre del 2017, anche un po' parlando con Andrea, un po' anche come un esercizio di stile, avevamo provato a fare una sorta di civic hack per cercare di estrarre questi colori in queste mappe, e abbiamo ottenuto delle API che giornalmente si aggiornavano, e che però, sempre come esercizio di stile, riuscivano a estrarre fuori questi dati per appunto crearli, per appunto riutilizzarli in contesti diversi da quello originale, e quindi creare valore da questi dati. Però poi il salto, è avvenuto nel marzo del 2018, quando la Protezione Civile Nazionale ha iniziato a pubblicare i bollettini della criticità a livello nazionale di tutte le aree della Protezione Civile d'Italia, in modalità aperta, anche se non subito aperta. Poi c'è stato, la sollecitazione sempre da parte di Andrea che ha consentito, perché avevano pubblicato inizialmente dicendo pubblicare in modalità aperta, poi guardando esattamente nei dati la licenza non era indicata correttamente. Comunque alla fine si è ottenuto che ad oggi, quindi dal marzo 2018 ad oggi, ogni giorno la Protezione Civile Nazionale pubblica per le 156 zone di allerta le informazioni legate ai rischi di allerta, come vi dicevo, relativamente a quello idrogeologico, idraulico e per temporale. Quindi questo, secondo me, è una cosa molto importante, molto fondamentale, perché abbiamo da una parte i bollettini giornalieri nazionali in un formato aperto, sono presenti in formato CSV, XML e shapefile. Quella cosa importante, e che ne esistono veramente pochi in Italia, è che si tratta di una fonte autorevole che pubblica dati in maniera tempestiva e aggiornata anche più volte al giorno, nel senso che solitamente li vengono pubblicati intorno alle 16, però se ci sono delle variazioni, delle modifiche, vengono ripubblicati anche più di una volta al giorno. Ed è una cosa su cui io vorrei anche soffermarmi un po' di più, perché il fatto di avere dei dati aperti che sono aggiornati tutti i giorni da una fonte autorevole, il fatto che sia una pubblica amministrazione, certifica il dato, quindi gli dà un valore molto importante. Ed è questo, all'interno hanno un processo, un dato governato, per cui avranno un sistema in maniera automatica, prende questi dati e li pubblica,
E non è una cosa da, cioè, da niente, perché oggi non abbiamo tantissimi esempi in Italia di questo tipo di processo governato che a livello nazionale pubblica questi dati con questa tempestività. Quindi diciamo, su questo devo dire che bisogna fare veramente una menzione a quello che è stato fatto. Però, diciamo, allora possiamo dire che va bene tutte cose, nel senso che, ok, ce ne possiamo tornare a casa, sono stati bravi, stretta di mano. Purtroppo, no, purtroppo non è così. Perché nonostante i dati siano aperti e siano accessibili online, come bisogna capire un po' la qualità di questi dati. La qualità passa anche sulle modalità di reperimento di questi dati. Se noi guardiamo un po' meglio come sono stati pubblicati questi dati ormai da 2 anni, possiamo evidenziare delle criticità. Queste criticità sono, se poi vedete il link che ho messo in alto, può spostare, vabbè, ho la mia faccia che è sopra il link. Vabbè. Noi siamo autonomi, il visualizzatore può, cioè, ognuno di noi può ridurre a icona le faccine, quindi... Abbiamo un URL non permanente, che è proprio praticamente questo... citando Paola Antifer per, no, eccellenza, quindi un non permanente. Capite bene che se noi vogliamo riutilizzare questo dato in contesti esterni o vogliamo pubblicarlo nei nostri siti web, in qualsiasi altro posto, non possiamo basarci su un dato il cui link cambia ogni giorno e neanche possiamo sperare di riuscire a stabilire una regola che mi consente di generare l'URL in maniera automatica. Allora, se voi vedete il link, c'è una prima parte, la parte finale, il frammento finale, c'è la data, che okay, quello potrebbe essere anche un elemento, un pattern riconosciuto e generabile, però poi ci sono 4 cifre che corrispondono all'orario, che non è sempre stabile, cambia tutti i giorni, all'orario di pubblicazione del dato. Quindi per ogni formato, quindi per XML, CSV, Shapefile, abbiamo un URL diverso che come si comporta, cioè, viene pubblicato in maniera sbagliata. Il file comunque che viene pubblicato, cioè questo dataset, non è un dataset a sé stante, ma è un file compresso. Quindi capite bene la difficoltà di chi poi deve utilizzare questo dato, deve anche pensare di fare questo passaggio in più, di scompattare, decomprimere questo dataset per poi utilizzare il dato vero e proprio. Poi una cosa che diciamo è anche presente, cioè, o meglio, che non mancano le città, cioè sono definiti i rischi di allerta solamente per le zone di allerta, quindi per quelle che avevamo visto prima. Ma se io, abitando in un paese, volessi sapere a quale zona, non avendo la mappa diciamo davanti, volessi sapere qual è la mia area della protezione civile, la mia zona di allerta su cui ricade la mia città, per capire qual è il rischio del giorno, non è no, perché non l'allerta è per la zona, tu non sai se il tuo comune ci cade dentro o meno. No, l'allerta, esatto, è, ci sono solamente censite le 156 zone di allerta. Ok. Però ciascuna zona c'è definita sia per il giorno attuale che per il giorno successivo, quindi le 24 ore del giorno fino alle ore 24 del giorno successivo, i rischi di allerta idrogeologica, idraulica e per temporale. Quindi diciamo mi manca il passaggio della città. Io da cittadino, anche se prendo questi dati, che me ne faccio? Quindi non c'è un link tra la zona e i comuni? No, c'è solamente un riferimento alla zona, a questa 196, però non c'è un riferimento per cui tu puoi anche attraverso un altro dataset puoi collegarti, in questo dataset rientrano questi n comuni, non c'è. Quindi questo capite bene che è un limite che non può essere preso... Il più grave, forse. Allora, con queste premesse, nasce Protezione Civile Pop, che vuole essere, che in realtà neanche dovrebbe esistere, di fatto, perché già la pubblica amministrazione moderna, una pubblica amministrazione moderna dovrebbe creare le condizioni necessarie affinché il dato possa essere fruibile nel modo più flessibile possibile all'esterno, in maniera programmatica, machine readable, e tutto ciò che sapete che ha a che fare appunto con gli open data di qualità.
Quindi Protezione Civile POP nasce come un ponte tra i dati della Protezione Civile, che appunto abbiamo detto che sono certificati, autorevole, e la possibilità da parte di tutti di riutilizzare questi dati in contesti diversi per poterli arricchire e fare qualcosa effettivamente di utile che possa poi avere un ritorno al cittadino stesso. Quindi, ed è praticamente quello che fa. Crea un URL permanente per ciascuna città, crea un URL, diciamo, permanente all'interno del quale noi possiamo definire quali sono i dati da filtrare e tra questi dati possiamo anche definire e specificare la città per cui vogliamo sapere queste informazioni. Quindi in qualche modo mette una toppa a quello che non fa il sito governativo. Vediamo come funziona. Quindi essenzialmente non è altro che un configuratore automatico di flusso di dati. Questo flusso può essere specificato, può essere personalizzato per città, questa volta sì, quindi noi abbiamo le 8.000 e passa città d'Italia, che noi possiamo creare un flusso diciamo, personalizzato. Possiamo definire il rischio, se idraulico, piuttosto che idrogeologico, piuttosto che temporale, con questa tendina. La soglia di allerta, perché noi magari vogliamo sapere il flusso dei dati solamente a partire dall'arancione in su. Non ci interessa sapere quando è verde, perché sono dei dati che magari potrebbero non servirci, potrebbero appesantire poi la nostra applicazione. Quindi noi possiamo stabilire una soglia minima. Il giorno, se vogliamo sapere per oggi o per domani, e il formato. Quindi possiamo stabilire un feed RSS come output, oppure un classico JSON come le classiche interrogazioni API, perché di fatto quello è il configuratore, poi lavora su delle API che è possibile utilizzare, perché sono appunto rilasciate anche queste all'interno del progetto Protezione Civile POP, dove noi chiamando un servizio classico come si fa solitamente con le API, possiamo stabilire la città attraverso il codice ISTAT, il rischio, l'allerta, il giorno e il formato. E sotto vedete poi l'URL che si viene a creare, che diventa il mio URL permanente. Quindi di fatto si tratta di questo. Che cosa si ottiene? Quindi si ottiene, se scegliamo l'RSS feed, un feed RSS, se no, come vedete, un dati JSON strutturati che possono essere integrati all'interno delle mie applicazioni, delle mie ricerche, e possono essere riutilizzati questa volta in maniera sì, automatica e flessibile. Ora, ho fatto proprio stamattina alcuna ricerca sull'utilizzo, perché all'interno ci sono anche delle statistiche, e ho visto che in 2 anni, più o meno, sono state fatte più di 25 milioni di chiamate a questo servizio, la maggior parte tramite API, quindi solamente il 6% tramite un feed RSS, e sono state, non ho fatto una distribuzione di utilizzo per città, però sono state coinvolte in questi 2 anni più di 4.400 città, che considerando che i comuni sono circa più di 8.000, diciamo, posso dire che il 50%, ora non so se sono state utilizzate dalle istituzioni a livello istituzionale o più da qualcuno che ha voluto solo magari fare delle prove, però sono state utilizzate, sono state generate link per 4.429 città, che comunque è un dato cioè abbastanza, come dire, interessante, giusto per capire come può essere poi anche migliorato questo servizio. Che cosa si può fare? Ovviamente tramite le JSON API si può fare tutto quello che si fa nel mondo dello sviluppo di app. Chi magari ha a che fare, chi ama guardare le notizie attraverso dei reader RSS, ovviamente possono essere consumati direttamente attraverso questi client. E poi ci sono due servizi, diciamo due applicazioni che voglio citare, che sono Home Assistant e gli assistenti vocali. Il primo è un progetto che io non conoscevo, un progetto che è open source, si chiama Home Assistant, è un progetto che lo trovate su GitHub, come dicevo, open source, e ha l'obiettivo di creare, di fatto, un'infrastruttura che consente di mettere su a livello locale, e specialmente se si possiede un Raspberry, un server per creare delle regole in grado di
poi attuare delle funzionalità per la domotica in casa, per cui bisogna specificare alcuni comandi in questo framework, e nel nostro Raspberry è possibile poi gestire la tapparella che scende piuttosto che la luce che si spegne e così via. Ce ne sono diversi, però questo è interessante, è possibile farlo tutto in Python e attraverso delle regole molto semplici. È un linguaggio dichiarativo che una volta che tu crei il componente ti consente di ottenere queste funzionalità. E una cosa che è stato fatto è proprio quello di consumare i dati di protezione civile attraverso questo componente. Questo è stato sviluppato da un utente che Caio Suite, che partendo dai dati di protezione civile VOP ha rilasciato questo componente, per cui chiunque può crearsi un sensore interno, definendo, vedete, in maniera dichiarativa quelli che sono i parametri, che alla fine vedete che non sono altro che le opzioni, i parametri all'interno delle API, di fatto questo sono. Quindi definendo questo componente, mettendo su un serverino, un Raspberry, la nostra casa verrà in qualche modo gestita attraverso questi dati che sono alimentati da protezione civile VOP, che partono a sua volta da dati governativi. Quindi in questo caso possiamo dire veramente che il dato, si crea valore pubblico dal dato, quindi che poi va a avere un impatto sulla vita, delle persone. E poi un'ultima cosa e chiudo. La possibilità anche di sviluppare degli assistenti vocali. Una volta che i dati sono disponibili, aperti a tutti, chiunque può pensare di sviluppare qualsiasi cosa. È comunque anche un assistente vocale. Infatti io, per diletto, anche se non c'è ancora la skill nel market di Amazon, però mi sono così un po' ho fatto un po' di prove e ho sviluppato questa skill che appunto consuma questi dati. Ora, dato che siccome le cose in diretta non funzionano mai, ora non so come si va ad allargare. Allargatemi un attimo, vi faccio vedere come funziona. Allora, io qua c'ho, non so se mi vedete. Sì. Allora. Ah, ti allargo io, sì, non avevo capito allora, PIN forse, così. Dovrei aver allargato. Ma che cosa? Che stiamo a fare? Io non ci sto capendo niente. Questo è l'EcoDot di Amazon. È l'EcoDot di Amazon, quello piccolino. Ora ho toccato, per sbaglio, un po' il pulsante, ha fatto un rumore, non ho capito cosa è successo. Ora non funzionerà. Già non funzionava di suo. Ora. Allora, è tutto registrato, per fortuna. Allora, ho scritto qua perché poi alla fine che neanche me lo ricordo. Allora, io lo accendo, quindi ho configurato la skill di Amazon per fare questa funzione. Allora, vediamo. E dico. Alexa, apri allerta meteo e dammi l'allerta di Messina per domani. Domani? Per la città di Messina, domani è prevista allerta verde, criticità assenza di fenomeni significativi prevedibili. Tutto qua, è un consumare dati, quindi questo potete anche considerarlo in cellulare, perché anche Amazon Alexa è possibile attivarlo da cellulare. Comunque era solamente per farvi vedere come sia possibile, una volta che vengono rilasciati i dati in questo modo, creare dei servizi digitali che poi vanno. Sì, Gioia, sto seguendo una cosa, che mi devo seguire. E quindi io ho finito. Se ci sono domande, sono qui. Giovanni, io conosco molto bene il progetto, sono un suo fan e un suo utente. Io, per esempio, me lo sono attivato a partire dal RSS. Chi mi conosce sa che io sono un vecchio e quindi amo gli RSS. E mi sono attivato una ricetta che mi avvisa in chat Telegram tramite RSS tutte le volte che c'è un'allerta di qualsiasi tipo, ovviamente il verde non mi faccio avvisare, dal gradino successivo in poi mi faccio avvisare. Lo trovo
straordinario. Come dici tu, è assurdo che debba essere in piedi messo da te, perché questo è un caso in cui è evidente che il sistema che c'è alle spalle, quello della protezione civile, potrebbe essere in grado di farlo in autonomia, perché hanno sicuramente banche dati, hanno sicuramente automazione, hanno personale. È indubbio che l'utilizzo che facciamo soprattutto degli smartphone è pervasivo, quindi sarebbe proprio perfetto fare un'applicazione push in cui tu scegli uno o più città e scegli il grado d'allerta, esattamente diciamo la configurazione che hai in un page nel tuo mitico protezione civile pop. Quindi non ho niente da chiederti se non ringraziarti e farti complimenti. Io avevo una domanda tecnica, però. Vai, dai. Ci sei? Ah. No, io avevo fatto delle cose appunto con Google, diciamo anche con Siri, avevo parlato con un altro ragazzo, diciamo, un tesista. E volevo sapere invece con Alexa come ti sei trovato. Cioè, proprio, è semplice come Google o diciamo, non è, insomma, più complesso? Cioè, è una cosa... Se dovessi consigliare, diciamo, a livello didattico, diciamo, faresti... Secondo me, come approccio a livello didattico, secondo me Google è un po' più avanti a livello di strumenti. E sicuramente anche come, diciamo, come dati che ha Google rispetto a Amazon, immagino okay. Molti di più. Quindi. Però come esperienza, secondo me, Amazon è superiore. È vero, e ne parleremo. Ah, va bene, allora. Ed è... Vabbè, anche, dico... se però, anche se però, diciamo, in questo momento tu Google Assistant lo trovi dappertutto. Esatto. Sì. Alexa è più ancora confinato nei... A casa. Esatto, per nei dispositivi quelli che nel mobile. Anche se esiste l'applicazione Alexa per il mobile, fa tutto quello che, diciamo, puoi fare, quasi tutto quello che puoi fare anche con il... Però non è integrato come potrebbe, come lo è Google, sostanzialmente. È, anche come risposta, come, secondo me è più avanti. Più naturale. Come esperienza, user experience. Sì, no, è chiaro. Però gli strumenti, secondo me Google sono ancora, sono primi in questo... Mm-hmm. Oh, ok, giusto, era giusto per sapere. Grazie. Prego. Qualcun altro? Ah, bravissimo, bellissimo. Io adesso ci provo, ci smanetto, rompo tutto e faccio delle cose pure io. Troppo bello, bravo, mi piace un sacco. E per me, secondo me queste sono le storie che bisogna spingere avanti per dimostrare che i dati servono, che non è che facciamo roba perché ci piace farla e perché ci dobbiamo riempire la bocca di cose. L'utilità, il valore, l'impatto. Bravo, bravissimo Giovanni, bravo. Giovanni, se stoppi la condivisione. E allora, dunque, un secondo soltanto che inizio io. Stai ancora condividendo, ma faccio un attimo di premessa. Allora, la prima premessa sono, come dire, delle scuse non richieste, nel senso che la preparazione di questo intervento che sto per fare non sono riuscito a completarla per bene. Ho avuto in questa settimana delle faccende personali che non potevo rimandare, quindi non ho potuto curare, però diciamo penso che riusciremo a farvi una buona presentazione. È un lavoro di gruppo. Qui oggi siamo soltanto io e Ciro, ma adesso vi andiamo presentando di che si tratta. Prima di iniziare, allora vi condivido lo schermo, 1, 2 e 3, ok, share, perfetto. Inizio da questa perché mi piace ribadire che siamo, diciamo, una versione minimal, ma di un evento che abbiamo tutti noi qui voluto costruire. Purtroppo non ci stiamo riuscendo a vedere, ma sono molto contento di questa mattinata.
Vi faccio vedere una stupidaggine off topic, ma visto che oggi è l'Open Data Day, no? Quali sono i dati importanti, i dati di valore, c'è una roba geniale che è sul monitoraggio e il censimento degli scoiattoli, non mi ricordo in quale parco, sono quei pazzi di New York che monitorano l'attività degli scoiattoli, non so in quale parco, e di tutta sta roba ci sono nel portale Open Data della città di New York, che è molto carino, c'è questo inutile, ma secondo me è divertentissimo e probabilmente da usare per la didattica. Poi non è detto che sia inutile, magari per chi fa scienza ci sono tutti i comportamenti di questi animaletti, quindi lo trovavo molto divertente e ve lo faccio vedere all'inizio. Sai che te lo rubo e lo farò vedere il primo giorno di lezione, che è la prossima settimana, giusto? Così già te lo anticipo. Aspetta che lo metto, mi devi sempre citare, io ci tengo. Certo, lo metto subito in chat, come si fa? Si fa così. Fra l'altro, probabilmente è molto più interessante, non lo potevo studiare, magari sono big data, cioè magari c'è veramente tanta roba su cui poi noi che cerchiamo dati test abbiamo spesso bisogno. Mi faccio partire il timer, un secondo solo, orologio non è detto se qua, ok. Allora, anch'io dopo quello che abbiamo sentito fino adesso farò un intervento abbastanza, secondo me, banale, ma insomma a questo ci tengo un po' di più, anche se è semplice nel suo caso, perché riguarda il luogo in cui vivo. Ci tengo perché io, come diceva Paola prima, raccontare dei dati e dell'impatto che hanno è forse la cosa più importante, la cosa su cui si può lavorare di più per cercare di fare tornare in alto il valore di queste informazioni e non relegarle a dei contesti molto chiusi. A me del tema Open Data, di cui, come sapete, sono un sostenitore, un fan, un po' alle volte mi scoccia il fatto che sia un po' incapsulato. Penso che si debba vedere in una sua orizzontalità, come un pezzo di un insieme, un pezzo che dovrebbe essere dovuto e scontato per tantissime informazioni e che invece non è ancora un comportamento naturale, ma è un file-etto qualche volta che pubblico e non è un output naturale. Ma insomma, non voglio parlare di questo. Allora, Fontanelle a Palermo. Nasce per ragioni personali, quasi private, ma è stato amplificato in maniera devastante dal fatto di essere una comunità, e qui parlo della comunità Open della Sicilia, ma è stato amplificato anche dalla mia associazione, nel senso che l'obiettivo dell'associazione Ondata è quello, tra le altre cose, di provare a utilizzare la tecnologia come mezzo un po', tra virgolette, diciamo, politico, anche per cambiare un po' la società. Perché personale? Perché non mi ricordo se un anno fa, ma comunque un po' di tempo fa, sollecitato da mia moglie, decidiamo di non comprare più l'acqua al supermercato. E combattere contro lo schifo della plastica abusata. E allora che fare? Comprare filtri, comprare depuratori, direttamente bere l'acqua al rubinetto, come è possibile fare in realtà in gran parte d'Italia? E come facevo io? A proposito di cultura, io ricordo che fino a 25 anni fa, 30 anni fa, bevevamo l'acqua dal rubinetto a casa, perché, ripeto, l'acqua tipicamente in tutta Italia, nella gran parte d'Italia, l'acqua dei nostri rubinetti è garantita come acqua potabile, e lo è. Però poi succede qualcosa, non ho studiato il fenomeno, non so dirvi perché,
cambia la cultura e chiunque, anch'io fino a poco tempo fa, compravo soltanto bottiglie di plastica. Se pensiamo ai numeri di tutto questo, i numeri sono veramente devastanti. Da cosa iniziamo? Da dove parte questo lavoro? Questo lavoro parte dal fatto che chiacchierando, credo con Gianni Vitrano in particolare, io mi domando, ah, ma allora devo andare a prendere l'acqua, dove la prendo? Perché non volevo prenderla dal rubinetto di casa, perché ti vengono le paranoie, ah, ma la cisterna del mio palazzo è pulita, non è pulita? Perché sul tema acqua poi ci sono le 100 scuse per smettere di bere nelle bottiglie di plastica. Alcune ormai le conosco perché faccio un po' il predicatore, quindi, e alcune le vivevo io personalmente. E allora, dove sono le fontanelle a Palermo? E io sta roba non la trovavo subito. L'AMAP è l'azienda che a Palermo gestisce l'acqua pubblica, è una municipalizzata al 100%, ma è una SPA. E vediamo che c'era questa mappetta. Ok, bene, se faccio qualche click la posso scaricare, c'è il KML, però porca miseria, una roba un po' più usabile per chi volesse fare un'analisi diretta, qualche elaborazione, e soprattutto questa è una partecipata, sono dati aperti, non sono dati aperti. E allora qui vedo che il dato c'è, tutto sommato c'è anche, diciamo, una voglia di condividerlo bene. Probabilmente in azienda non sono a conoscenza dei temi a noi cari, loro vedono l'utente finale come un utente consumer, e quindi la mappetta Google è perfetta, si vede sul telefonino, ok. Decidiamo di fare un altro passo in avanti. Come sapete io sono tignoso in alcune cose, e soprattutto sono però anche, come dire, collaboratore. Io penso che si debba rompere le palle alla pubblica amministrazione, perché nella gran parte dei casi, al contrario di quello che uno possa pensare, ci sarà una risposta. Non mi piace il populismo della PA che non lavora, che ce l'ha con te, che ti blocca. Sono lentissimi, funziona malissimo il processo spesso delle loro decisioni. E questo lo vivo anche dall'interno, perché faccio anche il consulente per la PA, e in alcuni contesti ci sono sicuramente delle barriere di processo, però un interlocutore che secondo me, per esperienza personale, nella gran parte dei casi è un interlocutore pronto all'ascolto, con lentezza molto spesso. E quindi l'altra cosa che bisogna fare è scrivere 10 volte, magari, no, in 2 mesi. Faccio la PEC su suggerimento di Ciro Spataro, che non voglio mettere in imbarazzo, nel senso è un dipendente comunale, quindi non, però Ciro mi dice semplicemente una cosa, scrivi anche a noi, ufficio innovazione del comune, perché così ottieni 2 piccioni con una fava, perché se scrivi ad AMAP sulla richiesta dei dati, ti daranno i dati, facciamo in modo che vengano pure pubblicati sul portale Open Data del Comune di Palermo, di cui Ciro è, diciamo, il gestore, il responsabile del portale Open Data del Comune di Palermo. Una cosa funziona, mi rispondono forse in una settimana, e la cosa bella è che rispondono a entrambe le richieste, mandano il file all'ufficio Open Data del Comune di Palermo e i dati vanno online. Quindi da una faccenda personale, voglio sapere dove è la fontanella più vicina, creiamo una mini azione che produce un dataset secondo me molto importante. In tutti i convegni Open Data, tipicamente quando si fa vedere il dataset di interesse, c'è quello dei bagni pubblici, delle fontanelle, di dove si trova l'ombra nelle città, perché comunque in una città che funziona poter bere è una roba di altissima priorità, e quindi è molto utile avere quel dato per fare 1 milione di applicazioni in cui, tra le altre cose, puoi andare a vedere dove sono le fontanelle. Si crea da subito un gruppo di lavoro interessantissimo sul repository di Open Data Sicilia,
in cui facciamo un grandissimo lavoro soprattutto con Gianni e in particolar modo per tutta la parte di analisi ed elaborazione della parte cartografica con Toto Fiandaca. E questa è stata la chiave di volta, nel senso che un problema piccolo, liberare il dato, l'abbiamo risolto, però poi l'appetito viene mangiando. Ok, vogliamo vedere queste fontanelle come sono distribuite, sono vicine, sono lontane, sono distribuite in tutto il quartiere, rispetto alla rete stradale, che impatto c'hanno? E serviva poter coinvolgere qualcuno che fosse in grado di lavorare con questo tipo di dati e farci delle analisi. Fare gruppo è stato particolarmente interessante. E dalla comunità nasce forse la richiesta che ha dato poi vita un po' a tutto, perché Pi Greco, che è Toto Fiandaca, in una issue dice: abbiamo le fontanelle, abbiamo i civici, abbiamo lo stradario, ma facciamo un po' di routing e vediamo in quanto tempo sono raggiungibili, vediamo se volessimo fare comunicazione sul bere l'acqua alle fontanelle, ma è comodo per tutti arrivare alle fontanelle, sono ben distribuite, perché puoi fare queste campagne, però devono essere basate su una sostanza, cioè ci deve essere il servizio realmente per tutti. Totò non solo lancia questa proposta, ma fa un'analisi pazzesca, spaziale, tutta con software open source, QGIS, Spatialite, e fa network analysis, utilizza dati aperti, la rete stradale di OpenStreetMap, e fa un classico routing per vedere il tempo di percorrenza dai vari civici rispetto alle fontanelle. Piccoli problemi di vario tipo. Uno è sui dati, perché per esempio su OpenStreetMap di Palermo ci sono delle lacune, ma fa veramente un lavoro pazzesco. E mi viene in mente che di semplificarci un po' la vita, utilizzare API che facessero questo lavoro un po' più rapidamente, e sfruttare anche banche dati più complete, come quelle delle multinazionali che elaborano dati spaziali. E in questa immagine si vede una classica elaborazione da API di natura cartografica. Queste qua sono delle isocrane per tempo, cioè rispetto a un punto centrale, qual è il luogo dei punti che dista 5 minuti in automobile da quel punto. Noi qui volevamo ribaltare il ragionamento e creare tutte le aree della città da cui si potessero raggiungere a piedi o in macchina in 5 e in 10 minuti le fontanelle. Quindi, come dire, avere la mappa da mostrare all'amico e dire: no, caro mio, non dire che è lontano, è scomodo, guarda, te lo dimostro. In tutto questo bel poligono, dove c'è pure casa tua, c'è una fontanella a 5 minuti. E in particolare noi abbiamo utilizzato le API di IAR, che sono molto ben fatte, ben documentate, ben funzionanti. Hanno un costo freemium molto interessante, perché se non sbaglio sono fino a 300.000 interrogazioni mensili free, quindi un bel numerone, si possono fare le isocrone, le isoline, sia basate sulla distanza, sia basate sul tempo, e sia da me, da un punto di partenza dove arrivo in 5 minuti, sia al contrario, nel senso inverso, che a me era quello che interessava per le fontanelle, questo non ce l'hanno tutte le API, tutte le aree da cui verso quel punto si arriva in 5 minuti. E classica query con
restituzione dei dati in formato JSON, vi viene assegnato un APD, un token, potete definire la modalità di calcolo di queste rotte, quindi il percorso più breve in termini di chilometrici, in termini di tempo, in auto, a piedi, con dei mezzi pesanti, con, tenendo conto del traffico meno, le coordinate, l'intervallo, in questo caso era una distanza, appunto, il tipo di misura dell'isolina fatto per distanza. Vi viene restituito un JSON e lì dovete poi farci cose. L'altro aspetto di questo lavoro a cui noi teniamo moltissimo è condividere il processo che abbiamo messo in piedi, cioè noi vorremmo, ancora non siamo pronti con questa pagina, questa non è ben documentata, noi vorremmo dire, l'abbiamo fatto per Palermo, bastano semplicemente le coordinate delle fontanelle, segui questa pipeline e puoi arrivare ai risultati che fra poco vi faremo vedere, comunque a un risultato di conoscenza condiviso con, secondo noi, un costo veramente, veramente basso. Diciamo, c'è il costo di quello che abbiamo fatto noi e dei tool che abbiamo utilizzato, gli sviluppatori che hanno utilizzato, però, diciamo, l'obiettivo che abbiamo come progetto, sto sforando col tempo, è quello di condividere. Vi faccio vedere, ripeto, ancora è un po' abbozzato, però stiamo descrivendo come sono state calcolate le isoline, facciamo notare un problema di licenza, ora ci torno, come si fa un'interrogazione, alcune note sui parametri che sono stati utilizzati, l'output, quindi stiamo cercando di documentare in modo tale che io sto a Ferrara, voglio rifare la stessa cosa, lo devo poter rifare in autonomia. Siamo su questo un attimo indietro. Condividiamo conoscenza, condividiamo il codice. La cosa bella di questo lavoro è che abbiamo anche preso come dire, botte, nel senso che elaborazioni apparentemente facili. Noi avevamo le fontanelle a Palermo sono 150, per ogni fontanella abbiamo generato decine di poligoni. Questi poligoni li dovevamo dovevamo fare l'overlay, dovevamo intersecarli per fare una mappa d'insieme. L'overlay di poligoni, che vi può sembrare una cosa banale, è un problema topologico anche abbastanza robusto. Noi, fra l'altro, non solo volevamo incrociare geometrie, ma anche fare il matching, l'aggregazione dei dati tra quei poligoni che si sovrapponevano. Quindi l'overlay sia geometrico che delle stringhe di dati ci fa scoprire, ci fa sbattere anche con problemi con software molto robusti. Sbattiamo con problemi di QGIS, ma sbattiamo contro problemi, questo ve lo faccio vedere dopo. Questo è il tema, allora questo è l'obiettivo tecnico che volevamo risolvere. Dati tre poligoni con attributo A, B e C, fare l'overlay, l'intersezione degli insiemi, e ottenere l'intersezione geometrica e il passaggio degli attributi rispetto alla sovrapposizione dei poligoni. Un famosissimo, probabilmente tutti, no, non riesco a farlo vedere, ho sbagliato, fidatevi, lo dico a voce, una famosissima piattaforma per fare analisi spaziale in ambiente Python, GeoPandas. Questa operazione, che voi direte, pam, si fa, c'è un issue aperta in cui c'è un trucchetto, ma non si può fare perché va in difficoltà, e difatti lo sviluppatore principale della piattaforma risponde subito con una bella soluzione, però invita la comunità di sviluppatori, sarebbe interessante integrarlo per bene dentro il prodotto. Perché vi faccio vedere queste cose? Perché la cosa molto bella è quella che è avvenuta in ambiente MapShaper. MapShaper è un'applicazione
a riga di comando, è anche un'applicazione web con cui fare elaborazione di dati geometrici e cartografici. Quando segnalo la cosa allo sviluppatore, che secondo me è un genio assoluto, la cosa interessante è che non solo scopriamo che c'era un problema, lui me lo conferma, ma ha costruito un'operazione che si definisce con una parola chiave, quindi c'è un'opzione del comando, riga di comando, per cui io gli dico: ehi bello, mi fai l'intersezione delle geometrie e mi metti dentro per favore gli attributi incrociati? E lui, con la classica semplificazione dei programmi riga di comando che funzionano bene, lo fa in maniera efficiente. Il bello dell'open source, il bello di lavori di questo tipo e il bello di sviluppatori come quelli di MapShaper è l'ascolto, perché poi lui lo reputa molto interessante, e la crescita che fa fare complessivamente all'ambiente per un problema piccolo che all'inizio era questo, ma questo problema piccolo è un classico problema da libro di geometria, anche di scuola, tutto sommato, molto ben risolto. Quindi, in fondo, questo è stato anche uno degli output. L'altra cosa che abbiamo dovuto fare è stata studiare e leggere, perché io non sapevo nulla del tema dell'acqua, potabile, non potabile, quanta ne consumiamo, eccetera, eccetera. Perché se l'obiettivo, come vi ho detto, è soprattutto di natura come dire, politica, dovevo anche un po' capirne di più. Abbiamo raccolto e letto, queste le abbiamo raccolte che ci piacevano molto, sono un bel lavoro dell'Istat sulle statistiche dell'acqua in Italia, è abbastanza recente, queste abitudini non cambiano tanto, quindi le potevo prendere in considerazione, ma quello che è veramente bellissimo è questo lavoro sulle abitudini di consumo d'acqua in Italia, quindi è proprio tagliato su di noi. In questo lavoro c'è una tabella spettacolare per me, consumo d'acqua di ognuno, diciamo, di classi divisi per età, uomini e donne. Avete presente quando ci diciamo a vicenda dobbiamo tutti bere 2 litri d'acqua, bla bla bla? In realtà questa analisi scientifica, questa analisi che credo sia del CNR, una collega di Davide, la dottoressa Lorenza Mistura, a cui ho scritto per sapere se le mie operazioni di sintesi avessero senso o meno, perché io, ripeto, mi sentivo un pesce fuor d'acqua, e mi ha detto ok, la sua sintesi va bene. La cosa incredibile è che noi acqua al giorno ne beviamo, quindi dalla bottiglia, soltanto 600 grammi. Poi acqua ne prendiamo da tantissime parti, no? dal cibo, da altre bevande, bevande calde, dal latte, dalla frutta, ma come dire, l'acqua che beviamo nei bicchieri, mediamente, poi tra di voi c'è gente che berrà un sacco, è di un litro, anche abbastanza meno di un litro, e questo è significativo. A Palermo le fontanelle sono 150, sono secondo me abbastanza, da palermitano, non so che ne pensa Davide o Ciro. Io quando ho letto 150 ho detto minchia, nel senso che per me erano, come so, 30. Parlo di fontanelle acqua potabile, non parlo di fontanelle di fontane. Io non mi immaginavo questo numero. Okay. Io per me erano una trentina, una quarantina, anche perché non le avevo mai degnate di nessun interesse. Sono suddivise per circoscrizione con questi numeri, quindi abbiamo casi in cui c'è una fontanella ogni 1000 abitanti, ma anche casi in cui c'è una fontanella ogni 11.000 abitanti. Questi numeri sono interessanti, sarebbero da sottoporre a chi gestisce la città, a capire se si può intervenire in termini di aumento di fontanelle laddove sono veramente poche. Sarebbe interessante avere dei dati sul consumo d'acqua dalle fontanelle, non li ho chiesti, sarebbe interessante averli, se ci sono, penso di sì.
averli come open data e capire se comunque rispetto al numero di fontanelle sono comunque poco utilizzate o molto. Ma viene una fotografia classica di Palermo in cui nel centro storico, che è anche molto denso e per ragioni anche storiche ci sono diverse fontanelle, c'è una densità enorme, poi zone queste un po' più bianchette in cui rispetto allo sviluppo complessivo e rispetto al numero di abitanti ce n'è secondo noi abbastanza poche. I numeri, allora qui noi vorremmo fare una campagna con il supporto di vari attori, non lo possiamo fare soltanto come Open Data Sicilia, nemmeno come Ondata. Qui sarebbe interessante fare un po' di passaparola, coinvolgere probabilmente anche il Comune di Palermo e anche l'AMAP, ma è molto interessante perché qui siamo 700.000 abitanti, quindi se ognuno beve 700 grammi d'acqua al giorno, più o meno, cambiamo soltanto dell'1%. L'1% è un numero bestiale, cioè comunque cambiare l'abitudine dell'1% ti può mettere a fare politica, tutto sommato. Non è un obiettivo veramente facile. Però sul tema è un momento caldo. Siamo un po' come, vi ricordate, le pellicce, le nostre mamme si mettevano le pellicce alcuni anni fa, poi questa cosa culturalmente è cambiata. Questo è un momento caldo rispetto all'ambiente. Forse all'1% ci si può arrivare. E signori, l'1% sono questo numero pazzesco di bottiglie di plastica soltanto in un anno. Rendiamoci conto di quello che è la plastica di quelle bottiglie. Non sono tutte plastiche di merda, però comunque è sempre plastica, la gran parte è plastica di merda. Tenete conto che ci sono le prime pubblicazioni scientifiche che attestano che la microplastica sta causando danni all'uomo di varia natura, anche quasi, come dire, genetici, cioè si dice che molti bambini hanno un'anticipazione della loro maturità e quindi diventano, come dire, adulti a 10 anni e non a 13, e pubblicazioni attestano che dipende dall'abuso di microplastica nell'ambiente. Abbiamo fatto una mini rappresentazione visiva, quel golfetto che vedete a Palermo è non si capisce che è un golfo, ma è il porto della Cala, è il porticciolo turistico di Palermo. 1.500.000 bottiglie occupano circa 45.000 metri quadri, arrotondato per difetto, e guardate che impatto. Chi conosce Palermo sa che la Cala è un porto piccolo, ma sti cazzi, non tanto piccolino. Mi dimentico di aver registrato gli sti cazzi, vabbè. Gli output di questo lavoro, noi vogliamo importarli su OpenStreetMap, perché a proposito di dati e della valorizzazione è il punto di partenza. Se voi guardate OpenStreetMap, ce n'è soltanto, si legge piccolino in basso, 34, mentre sono 150. Un sacco di applicazioni per chi fa anche sport, turismo, hanno il layer delle fontanelle ed è ridicolo che non ci siano tutte 150. Ci occuperemo di caricarle. Toto Fiandaca ha fatto un lavoro molto interessante per evitare doppioni, ha verificato delle 150 dell'AMAP quali sono già quelle inserite in mappa, e quindi caricheremo su OpenStreetMap soltanto quelle che non sono già là dentro. Tra gli altri output c'è una mappa che vi faccio vedere, viva Gianni Vitrano, perché è un lavoro suo. La mappa come è fatta? Non solo ha messo le fontanelle in mappa, noi rispettiamo qui la licenza di IAR che ci impone di utilizzare un po' il loro sfondo, sto sforando, e abbiamo fatto questo tipo di elaborazione. Se andate su un poligono, per ogni poligono sapete, allora il blu sono le aree della città in cui si può raggiungere una fontana in 5 minuti a piedi, in arancione sono quelle in 10 minuti. Il grado di arancione e il grado di blu sono il numero di fontanelle raggiungibili da quel poligono. Quindi se c'è arancione o blu sono 10 minuti o 5 minuti a piedi. Dopodiché l'intensità è il numero di fontanelle. Quindi io vado qui dove c'è un grande blu, da questo punto raggiungeresti entro 5 minuti di strada a piedi 7 fontanelle. Questo è il centro storico di Palermo, che ha una ricchezza incredibile. Ci sono indicate tutte le fontanelle, al click abbiamo scelto, non perché ci piacciono le app commerciali, ma perché l'obiettivo per noi è quello di fare poi una cosa comoda per l'utente,
si clicca, si apre Google Maps in questo caso e le persone sanno usare questo e si calcolano il percorso più veloce. Dopodiché, siccome sto sforando troppo, qui dentro ci sono un sacco di altre informazioni, le slide, delle simulazioni che abbiamo fatto sulle dimensioni degli oggetti. Vedete, questa è la cattedrale di Palermo, un anno di bottiglie riempiono un po' lo spiazzale. Abbiamo copiato la Reuters, che ha fatto un lavoro di questo tipo bellissimo. Questa è la piazza delle vergogne di Palermo. Quindi abbiamo fatto un lavoro bello. Sempre Gianni Vitrano ha preparato un opuscolo perché vorremmo distribuirle nelle scuole queste cose, e qui abbiamo creato per ogni circoscrizione, per ogni quartiere, quali sono le fontanelle, con una mappa un po' da turista, con i pallini, i numeretti. Quindi io voglio la fontanella 100, mi cerco 100 e dovremmo farla in inglese, però l'abbiamo fatta soltanto in italiano. Qui c'è la presentazione del progetto con la mappa. La mappa di Gianni è un piccolo scrigno di tantissime informazioni, perché Gianni fa le mappe così. L'URL è fontanelle.ondata.it/mappa, ma poi queste cose gireranno. E l'assistente vocale, viva Giovanni Pirrotta, lascio la parola a lui e mi fermo un secondo. Giovanni, passo a te. Sì, no, niente, potevi continuare anche tu, perché diciamo io proprio giusto mi sono unito al gruppo. Mi sentite? Sì. Sì. Mi sono unito al gruppo, diciamo, un po' anche alla fine, perché diciamo avete già fatto molto, molto lavoro di analisi dati, ma per rappresentazioni visuali di dati. Sì, quello che ho fatto è stato quello di prendere appunto i dati che erano già aperti, georeferenziati, e creare un assistente vocale su Google. Per cui se voi oggi andate su... aprite anche il vostro cellulare. Questa è già un'applicazione, un'app che è già in produzione, per cui la trovate nel market. Se aprite il cellulare, semplicemente dite okay Google, apri fontanelle a Palermo. Allora si apre il comando che vi chiederà appunto cosa si vuole fare, e appunto le indicazioni anche come ottenere le informazioni sulle fontanelle. Basterà dire dov'è la fontanella più vicina e l'assistente vocale risponderà dando le informazioni sulla via e anche sulla distanza dalla propria posizione, quindi sia a piedi che in auto. In più, diciamo, darà la possibilità di aprire su mappa il punto della fontanella e la possibilità di creare le indicazioni stradali che poi, a partire dalla posizione di partenza, condurranno alla fontanella stessa. Quindi se volete anche così solo provarla, dico puoi farla anche tu, se tu vuoi fargli fare una demo, dato che tu sei a Palermo, io no. Okay, vediamo che succede. Non posso, fare la demo per esigenze... È che io ho i maledetti Google Assistant, gli oggettini a casa, che mi intercettano il telefonino. No, faccio però... Allora, lancio l'assistente, lo faccio diversamente. E allora provo. Un secondo soltanto. Parla con fontanelle a Palermo. Benvenuto su Fontanelle a Palermo. Per sapere la fontanella di acqua potabile più vicina, chiedimi dov'è la fontanella più vicina. Dov'è la fontanella più vicina? Per dirti la fontanella più vicina, prendo la tua attuale posizione da Google, ti va bene? Sì. La fontanella più vicina si trova in via Giuseppe Sciuti, 2. Ok, abbandonare dimmi, abbandona oppure esci. Se no chiedimi di nuovo, dov'è la fontanella più vicina? Nella schermata, lo faccio vedere, insomma, vedete la mia presentazione. Comunque, nella schermata mi compare un po' quello che vedete in realtà nella slide condivisa. Mi dice a piedi distante da me 3 minuti e in macchina
in macchina di più è molto divertente perché è posizionato in un minuto in più, è posizionato in un modo che in automobile devi fare un giro un po' più rognoso, è sorprendente. Gli output quindi sono tutti questi, la mappa, l'assistente, i dati messi in condivisione su OpenStreetMap, grazie al Comune di Palermo e ad AMAP, noi faremo soltanto la procedura di metterli online, ma noi, su questo però ripeto, purtroppo dobbiamo ancora lavorare, ma siamo vicini, per noi l'output a cui teniamo di più è una pratica replicabile in altri contesti, complessivamente, perché anche l'assistente che ha fatto Giovanni, io l'ho chiesto prima di fare questa dichiarazione, non è oneroso nella sua parte di eventuale implementazione per n città, perché il modello è molto semplice, è un modello a pallini, coordinate, analisi di vicinanza, quindi nella sua applicazione deve soltanto fare eventualmente una domanda prima, cioè qual è la città da cui vuoi partire, mentre per ora è verticale su Palermo, poi da lì in poi è uguale per tutte le città. Questo purtroppo non ve lo dettaglio, ma è un bellissimo progetto fatto a Catania. Se avessimo fatto il raduno a Catania avrei invitato Manuela Coci, che è la ricercatrice che se n'è occupata. È un progetto che c'è già da 2 anni attivo lì. Hanno fatto delle iniziative bellissime, tra cui quella di far capire alle persone che possono bere l'acqua dal rubinetto di casa, perché viene analizzata, viene certificata e per convincere le persone hanno attivato analisi gratuita nei palazzi da chiunque lo volesse fare. L'analisi gratuita l'hanno ottenuta, diciamo, per delle circostanze particolari, non costa tanto. Io tra le azioni che vorrei riuscire a costruire per Palermo è quella di coinvolgere in qualche centro di analisi e chiedere un prezzo basso se arriviamo a un numero, che ne so, di 1000 analisi da fare. Devo ringraziare, perché ho parlato soltanto io, ho sforato fuori qualsiasi, diciamo, tempo. Questo lavoro l'ho fatto grazie a tutte le persone che vedete qui, con ruoli vari, nel senso che Emilio ha costruito tutte le ricostruzioni 3D di quanto 1 milione di bottiglie di plastica messe insieme rappresentano, occupano lo spazio tridimensionale. Totò ha fatto un lavoro incredibile di analisi spaziali, di debug, analisi routing sui dati. Giovanni ha fatto l'assistente vocale. Ciro ha fatto quello che sa fare bene, cioè ci ha consentito di soprattutto pensare come dialogare con la pubblica amministrazione, che strade prendere, come scrivere un'email, come dare valore al lavoro fatto da dentro, e Gianni ha fatto tutto il lavoro di rappresentazione cartografica della mappa online. C'è un sito demo che vi faccio un attimo vedere, se riesco a fare un attimo una cosa, perché non riesco a uscire. Ok, cioè, non c'è il sito demo, c'è un sito vetrina, però abbastanza povero, che è fontanelle.ondata.it, in cui abbiamo messo essenzialmente l'attenzione alla mappa e all'assistente. Da qui faremo una pagina importante, quella che invita al riuso. Per la parte di assistente abbiamo semplicemente scritto come funziona, quindi dire ok Google e poi parla con Fontanelle a Palermo. Ci sono altre modalità e questo è. Ho finito, scusate l'enorme lunghezza. Allora, se ci sono domande vi ascolto. Una cosa divertente che vi dico, per esempio, è che proprio sull'acqua c'è veramente di tutto. Le fontane sono lontane, mi vengono i reumatismi perché c'è molto calcare. L'Istituto Nazionale, dunque, il Ministero della Salute, questo ve lo faccio vedere,
ha fatto una pagina dedicata, l'Istituto Superiore della Sanità ha fatto un esempio sulle bufole legate all'acqua, c'è una pagina dedicata, secondo me è da prendere come spunto. Devi installare in casa un apparecchio di trattamento delle acque per rendere sicura l'acqua del rubinetto? Ed è bella la domanda secca, ripeto, questo sito non è un sito di qualche civic hacker idealista, è l'Istituto Superiore della Sanità. La risposta è secca, no, le acque in Italia sono di qualità adeguata al consumo umano e non necessitano di altri trattamenti per renderle potabili o per evitare rischi per la salute. Io direi che non c'è più niente da dire. Poi l'acqua del rubinetto spesso è brutta di sapore, però lì si possono fare varie cose, cioè nel senso che un filtro delle volte interviene sul sapore dell'acqua, e l'acqua messa in frigorifero, l'acqua del rubinetto, è paradossalmente l'acqua fredda vi cambia sapore. Ok, ho smesso con la condivisione e diciamo ho finito. Va bene, non so se chi è stato in silente, tipo Nino, Francesca, Mario Grimaldi, vogliono dire qualcosa. Io sono molto contento di come è andata questa. Ma vi posso fare un attimo i complimenti per questo progetto di Fontanelle? Grazie, allora, grazie. Mi piacerebbe un sacco vederlo per la mia città, Avola, in Sicilia. Ci sono delle fontanelle, ma non so quante, sono un sacco curiosa adesso, mi piacerebbe un sacco indagare su queste cose. E io penso che sia fondamentale, come hai detto tu, che forse l'output numero primo in tutto il concetto della sensibilizzazione è una pratica che si può replicare. Esatto, è esatto. Un investimento, è un ritorno di risorse investite, veramente un ritorno massimo. Complimenti, davvero, tantissimo. Grazie, grazie. Va bene. Ciro, vuoi dire qualcosa? Che diciamo, Ciro è stato diciamo, alle nostre spalle in questo lavoro e ci ha aiutato e supportato molto. Allora, i dati, ci sono i dati dei consumi. C'è un mio collega al servizio ambiente che si occupa di pagare le bollette. Però sono dati, diciamo così, un po' orientativi perché fanno sempre acconti, pagano acconti. Diciamo, il dato è preciso, non esiste, ma è un dato di riferimento. Sì, magari, poi, non c'è un sensore vero e proprio messo lì, è un po' più spannometrico. Esatto. No, okay. No, allora c'è un... ci sono in ogni punto... Il contatore. C'è il contatore. Però il comune, in poche parole, che dovrebbe fare la lettura, non la fa tipo bimestralmente come noi la possiamo fare a casa nostra. Okay? Sì. E neanche il dato è, diciamo, digitale, che viene già smesso. API. Diciamo, non c'è questa... Quindi il dato... Gunther, salutaci, no? Devo salutare perché avevo un altro impegno, ma... Va bene. Certo, veramente... Ciao, grazie. Ciao, Gunther, grazie. Ciao, Gunther, grazie. Ciao. Voi, no? Ciao. Ciro, prendo spunto per una cosa che non ho messo nelle slide, perché le ho fatte di corsa ieri sera. L'altro aspetto sui numeri è... che vi sembrerà sciocco, ma convincere le persone a bere soltanto per la plastica è probabilmente difficile. Ma aggiungiamoci quante bottiglie di plastica non comprate, quanti euro sono in un anno. Non sono un fantastidione. Però qualche pizza me la vado a mangiare, qualche cinema me la vado a vedere. Secondo me metterci... perché l'acqua delle fontanelle... pagata, diciamo, è gratis. L'acqua di casa ha dei costi ridicoli rispetto all'acqua minerale del supermercato. Quindi anche su quello vorremmo fare un percorso. Vai. Allora, come funziona oggi l'approvvigionamento di acqua potabile? Almeno a Palermo, nella nostra realtà, compriamo le casse da 6 bottiglie d'acqua e ce le facciamo portare dal ragazzo di colore che lavora al supermercato, e io do 1,50 euro, cioè io compro 6 casse, ma è come se le comprassi 7, perché una, diciamo, è pagato il ragazzo che me le porta a casa. Allora, se noi dobbiamo andare a prendere le
2-3 casse d'acqua alla fontanella. C'è un problema. Se oggi ce le porta a casa il ragazzo del Nord Africa e quindi noi le riceviamo a casa, ok? Quindi non facciamo nessuna fatica. Quello che io sto pensando per trasferire le bottiglie dal supermercato alla fontanella, dalla fontanella a casa mia... La fontana di condominio. Ci vorrebbe un servizio di delivery... Ah. Come oggi esiste, cioè dovremmo pensare a una cosa di questa, al delivering dalla fontanella a casa nostra. Perché oggi allora funziona così, ce la porta il ragazzo, cioè raramente noi ci carichiamo una cassa di 6 bottiglie d'acqua sulle spalle, ci facciamo 300 metri a piedi, poi prendiamo l'ascensore, cioè non funziona così nella massa, funzionerà così forse per il 5%. Ma allora, nel video dell'attività fatta a Catania, il video è molto carino, è un TEDx fatto a Catania, la ricercatrice sottolinea e invita a utilizzare l'acqua dal rubinetto di casa. E lì crolla la faccenda della fontanella. Io, per esempio, sì, perché non la sto prendendo dal... A parte che la beviamo spesso, quella dal rubinetto, quando mi scoccio andare alla fontanella, però tendenzialmente vado alla fontanella, perché vorrei farla una volta all'analisi, ma non ti fidi. Però c'è una cosa, perdonami Andrea, sì, sì, l'acqua della fontanella non è come l'acqua dei palazzi degli anni 60, certo, che sono la maggior parte dei palazzi delle abitazioni di Palermo, perché nei palazzi degli anni 70 ci sono le cisterne d'acqua dove l'acqua, diciamo, viene conservata, e queste cisterne magari vengono lavate, pulite ogni 6 mesi, e quindi la qualità dell'acqua potrebbe essere diversa, sempre magari potabile, per carità, non è che si muore, sì, però diversa da quella che esce dalla fontanella, ok? Quindi io sarei, ok, mi sta bene che vado alla fontanella, cioè che mi bevo quella della fontanella perché è, sono sicuro che è più pulita di quella della cisterna del mio palazzo che viene pulita ogni 6 mesi. Secondo me dovremmo inventarci qualcosa che poi sarà un'occupazione per delle persone. Esatto, nuova economia potrebbe essere. Nuova economia, che ce la portano da là a casa, cioè che noi le chiamiamo con una sorta di app, quello più vicino viene, ci fa il servizio, magari ci facciamo una tessera mensile e lui deve venire 4-5 volte a farci questo lavoro. Cioè, dobbiamo inventarci qualcosa di questo tipo, e là abbiamo sfondato, cioè, e là, voglio dire, diventa veramente... Mm-hmm. Va bene ragazzi, io purtroppo abbiamo fatto tardissimo, vi devo... Vai Nino, vai Nino. A me mi viene in mente una cosa, dico, mi sembra di aver capito alla fin fine che l'acqua che arriva ai serbatoi o quella che arriva alle fontanelle è sempre la stessa, perché viene... Sì, 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 sì. Beh, allora basterebbe semplicemente, forse a livello di condominio, se non poi, esatto, dove ci sono le case singole, per dire, derivarsi un altro tubo e avere, diciamo, un rubinetto che invece, cioè l'acqua che va al serbatoio, averne un altro lì accanto che ti permette, quando tu vai e ti vuoi aprire, diciamo, sto rubinetto, ti riempi le bottiglie e te le porti a casa. Non è... Esattamente. Io ce l'ho, nel mio condominio c'è. In alcune scuole di Palermo hanno fatto le fontane dentro la scuola, direttamente dal rubinetto che porta poi l'acqua nella cisterna. Ma comunque anche l'acqua nella cisterna, dal punto di vista microbiologico, non ha quasi mai proprio nessun problema. Ed è un'analisi che costa poco, che potrebbe pure pagare il condominio. Pagato condominialmente costa praticamente zero. Quindi è solo un fatto culturale, un fatto di pigrizia, il fatto che è facile che ce lo portano a casa. Ma dobbiamo riflettere sull'impatto che questa semplicità poi c'ha nel futuro. Io non sono genitore, purtroppo, ma ho dei nipoti e questa cosa mi fa pensare. Il discorso è che se la qualità dell'acqua comunque, diciamo, è sempre la stessa, o che tu te la prendi dal fontanello, te la prendi, diciamo, da un rubinetto che non passa dal serbatoio, cioè a quel punto il problema si risolverebbe. Qui da noi, ad esempio, le persone sono di tre tipi, cioè quelli che si comprano l'acqua al supermercato nelle bottiglie di plastica, quelle che sono quelle del rubinetto con o senza filtro, e quelle che addirittura non si fidano dell'acqua potabile, se ne vanno in un paesino qua vicino. Sì, 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 sì. Anche a Palermo ci sono quelli che vanno a Giacalone.
appunto... A Montagna Reale vanno le persone. È tornata. Volevo dire soltanto una cosa, per non, visto che già è tardi, no? Sì. E un unico suggerimento, o meglio, una considerazione, quello che mi dispiace ovviamente che ci sarebbe stato il raduno, però alla fin fine qua più di 10-11 persone non siamo mai state. E questo mi dispiace moltissimo, perché in realtà la comunità Open della Sicilia è un tantino più numerosa, e gli amici che ovviamente ci seguono anche da fuori o che addirittura vengono ai nostri raduni, insomma, ne abbiamo alcuni qua, no? Sì. Collegati. Volevo dire comunque, raccomandazione, le slide che sono state presentate e che magari qualcuno ha già condiviso, proviamo a metterle da qualche parte, facciamo finta che sto raduno, chiamiamolo magari ODS 2020 virtuali, in attesa che magari la situazione migliore e poi si possa fare anche quello vero entro qualche mese, speriamo. E però intanto magari questi materiali mettiamoli da qualche parte, insomma, in modo tale che... Nino, assolutamente. Questo è il minimo, è il goal, diciamo. Recuperate quelli di Napoli. Io a Napoli ho potuto fare una domanda fatidica, ma ovviamente lui se ne è dovuto andare, perché la cosa più importante è giustamente la ricorrenza dei suoi genitori, del matrimonio. Però a Napoli io avrei voluto dire di suggerirmi una frase sexy, per capire alla gente comune qual è l'importanza, ad esempio, dei numeri civici, e poi una, quella, diciamo, di farci avere in una slide magari l'elenco delle risorse strategiche o strutturali, adesso non mi ricordo più, a cui lui ha fatto un breve cenno, ma che poi ovviamente non ha elencato. Tutto qua. Vabbè, ma Napolo, se da ieri pure iscritto alla mailing list per andare a Sicilia, e lo possiamo contattare in mille modi. Sì. Va bene, io vi posso saluto. Fare una richiesta? Sì. Quei sotto birra, c'è modo di dirli fino in Belgio? Devo ovviamente sì, facci avere l'indirizzo in qualche modo. No, vabbè, dai, se torno, se davvero vengo a Palermo a maggio, a quel punto poi però... Ah, vero. Io non li apro. No, tu li puoi aprire, basta che poi te ne tieni un pacco intero, integro per me. Allora, ogni tanto, da quando Andrea mi ha dato questa cosa di sticker mule, arrivano ste mail, guarda, con un euro c'hai 10 sotto bicchiere, e gli mando cose di Open Data Sicilia. Quindi è colpevole lui che... Diciamo, va bene, allora io ci conto. A tutti. Io invece volevo salutare Gabriele Francescotto, che ho visto che è qua, c'è il suo Gabriele Francesco. Ciro, scusami, approfitto per fare un appello, visto che a Gabriele Francescotto non riesco a beccarlo diversamente, gli faccio sapere che io sto aspettando ancora che mi chiami in uno dei suoi momenti, diciamo, di libertà. Gabriele, parla, dai, parla. Ciao a tutti. Parentesi. Ciao a tutti. Io, ragazzi, chiudo. Ok, ragazzi, io vado. Un abbraccio a tutti e a presto. Anch'io, a presto. E io devo andare. Ciao. Grazie a te, grazie a tutti. Ciao, Gabriele.